Un pazzo, commedia in due atti di Gaetano Di Maio. Questo malo tempo. Oh, Modestino! Modestino! Ma onde si? Cazzo! Un momento, avvocato! Un momento! Ma io non hai un'altra che aspetto qua! Che fate? Muovi! E a ballare un motto, ma la so, il camera la so. Arrovai, avvocato! Vademo! Buonasera! Caso, gli avvocato! Oh. E che sei un po' baleato? Ma stava facendo una goccia di caffè? Perché non mi sospiravo ancora oggi, come io buttai la Madonna su per spalle e mi stava facendo una goccia di caffè. Ma non è che mi può lasciare a cana in una tasana mia, però, scusa. Ma piuttosto, Don Santo, quando si raccoglie? Don Santo, io in chiesa, attualmente la chiesa non è a GIF, ma si sono sistemati nella sala San Vito e che dirige il coro. Caffè manaria, e voi sapete, Don Santo, come? Tu perdi tempo, e quindi che va a fare? Andiamo a spattare allora. Casi, avvocato, usate che potete fare? No, decidimi, decidimi. Nell'attesa ci possiamo fumare una sigaretta? Ah sì, perché no? Che dici tu? Inescio, che cattai? Ah, inescio voi? Sì. Avvocato, me l'ha dato uno. Se me ne dato a lui, mi facete un grandito favore, perché una mi fumo ora e una mi fumo dopo che mangiamo, dopo che mangio. Ancora da mangiare? Eh sì, donna no. Rosa è dovuta andare da sua sorella, che sta poco bene di salute, e perciò non c'è, e non l'hai mangiata. Che fai la bocca? A domare. Ah, giusto. Accendi. Trovate il bittuovo che è tempo chiude accendi. E hai un caro accendino, guardate che bello. Va bene, facetemi addomare. Vediamo, pronto?
Buono, va? Ma la figura. Ah, l'ho visto perché sì, catta sì. Cenne, oh. Sì, perché la centina sono state mature. Avete ragione, avvocato, avete ragione. E sempre hai ragione. Avvocato, ascoltate. Ora che sei molto bar. Va là. Mi date due fila accende pure a mia. Pure accende? No, la accende non funziona. Quanti te la terra? Sì. Accende, sigaretta. Grazie, avvocato, grazie, grazie. Potremmo giumare, oh. Giumare. Non andavo a vento stasera. No, a Santa Lucia c'era vento. Che facile, sto padre? Ah, dumo cavos. Sì, risparmiamo l'accendo, avanti, forza. Eh? Belle sono sti sigarette maragane, troppo belle. Sì, avete ragione, avvocato. Ma, che tua canzone. No, avvocato. Io voglio trovare un vizio da fumare. E a voi dire un pacchetto vado? Sì, un pacchetto lo tolgo perché su vita vostro cugino. Mi si impromera! Ma io non capisco, tu prima dicesti da lavare un vizio. Ma dunque, un vizio da lavare, un vizio meccatti, o un vizio che mi scrocca a me stasera. Io mi voglio levare il vizio da fumare, come dicevo prima, no? Di scroccare. Dopotutto sono un semplice sarastano. E che posso guadagnare io? Sto facendo sarastano in un piccolo paese. Giusto. Quando muore qualcuno, lo posso in pace, ma è più lontano che sia possibile. Giusto. Che ci sono usanze, che ci posso buscare. E poi, se lo vede vostro cugino, come gli dicevo prima, lo sapete per chi? No. Perché ha inventato l'undicesimo comandamento. E a quello fosse? Non sfumacchiare. I sigaretti meno. Va bene, buono. A me ha avuto l'impressione, lavandoci un sacramento, che adesso mio cugino non è tanto buono, mi pare, con tutto quello che mi è stato fatto. Non vuoi sbagliare. Non vuoi dire quello che fece oggi. No. Ma te, mio capo, ci sei oggi. Bello, tutti in fila. Un solo percorso di ogni anno. A un certo punto, no, dici, andiamo a pigliare da qua. E poi? Ci sto danzando, allungato. No, da qua. E non dà una processione. Però il nostro Signore nella sua croce è grande. Che niente fisce. No. Prima un corpo di acqua, ma di acqua che ti sia di acqua. Prendiamo un pupo e barattello. A chiesa era vicina. E con rispetto per la Madonna, noi cugliamo la chiesa. Ma e da noi poi. Hai visto cosa ha fatto il vostro cugino? Capisco. Sì. Ma capisci pure un'altra cosa io. Che cosa, avvocato? Ma io ho capito, pipe, puma, olio, vino. Ma scusate, ma una vuota Madonna, ma se facciamo i vuoti d'oro, d'argento, allora c'è, ma battute ne facciamo. Caro avvocato, ogni duro butta chi più che poti. Allora c'è Gonzalo. Scusate, stasera. Scusate che state raddai, ma che state facendo? No, niente. No, niente. Scusate se te la dai, ma mi feci una zuppa. Ah, mangiato, senza di me. Ma quale mangiare? Mi feci una zuppa, mi bagnai da testa e peli. Ma io pensavo che poi ho fatto una bella zuppa da pasta. Piuttosto, il sistema da questa da un po'. Sì, sì. E poi, pigliati roba da banna, che sono tutti bagnati. Sì. Come ci siamo cangiati, c'è una donna rosa, mi lava e mi misciuga. Ah, va bene, va bene, va bene. Ma ci vuoi questo caffè alla bocca? No, no, Don Santo, non mettiamo a parlare di altre cose. A parlare o a fumare? Ma santo, no! È una semplice sigaretta che stavamo fumando! Vabbè, a parte! Che notizia, va bene! Se, muovi, vai, forza, faccio un caffè all'avvocato, muovi! Vai, alleggi un consanto a spalla, Madonna! Che succede? Io voglio stare a Madonna oggi! La Madonna pisa! Va bene, si, muovi, faccio un caffè! Va bene, la vita faccio! Stiamo stando studio scusa! Con permesso! Sì. Prego, prego! Ah. Tu Roberto che volevi, mi dovevi parlare, hai detto. Deparare io. Così fristi ci sono. Siediti. Grazie. Che dicevi, che volevi? Caro cugino, io ti parlo a nome del sindaco, della baronessa, di tutto il comitato direttivo, fino al numero sottoscritto. Ah, tutta sta gente, quindi la cosa è grave. Grave. Era gravissima, non grave. Tu ne sciste paccio, completamente paccio. Ma per cosa stai? Continuando così, tu vai a finire o manicomio. E a mia mi pare che tu stai venendo ora tu manicomio. Ma che cosa stai dicendo? No, vai a finire o manicomio. Esatto. Tu lo sai bene quello che voglio dire, tu lo sai bene. Io non saccio niente. Io non saccio niente, io saccio solo che oggi alla processione c'era poca gente. Chi sto saggio?
stanno perdendo la fede e babbalio. Ah, fede. E tu per sapere la fede che fa? Ti metti a vantare paravo. Io? Tu? Ma che cosa stai dicendo, Roberto? Paramo nica, ca succede uno sciopo grazie. Non siamo allora, ca siamo a Condrò. E quindi è con questo che vuol dire che a Condrò la Madonna non ha diritto di cittadinanza, ma la Madonna doveva chiedere un permesso a te o andava a fare il miracolo. Ma che cosa stai dicendo, Roberto? Ma quale cittadinanza è cittadinanza? Ca non è la Madonna che fa cadere grazie. Casino, tu non fa cadere sti grazie. Io? Tu, ma come ti permetti a dire questa stupidità? Ma non lo dire neanche per scherzo, ma finiamola. Viste una pazzia bella e buona. Ma quale pazzia è pazzia? Ecco qua, caccia il caffè. Meno male che non ti potessi. Caficio caffè. Vedi che sei bravo qua. Avvocato, caccio il caffè. Vedi che sei bravo qua. Bravo. Ma che facci? Avvocato, ma va a scusare. Ma che comandasti? Ma sei prodotto? Ma va a scusare. Sempre che stai nevando un numero 1. Ma come ci asti in guarda? Modestino, ma che cosa dici all'avvocato? Ma come ti permetti? E non vede, caro, lei, io, Don Santo, scusate perché parlo così, ma la spada che mi vuole, è ogni volta che mi dava a botta, e istintivamente dico, padre. È che si è esagerato, muovila, vai di là, per favore, Roberto, smacchia il vestito, mettigli un po' d'acqua. Mettigli l'acqua fredda, no, cauta? Don Santo, scatta a bagno, l'avevo spasciato. Sì, prego, avvocato, mi deve scusare. Sono mortificato, sono mortificato. Ma oggi è un'altra festa. Cosa? Saluto. Ma vieni a cagare da panare. Ma? Mia moglie. E perché? Perché? Che ne sapete voi? Mi cerca i soldi, cosa fa la terra nuova? Ma perché si rompe? No, ci ha rompito io. Tu? Sì. E ma io ho avuto un quartino di vino, ci cade lì in coglio. Ma pasturai, e se vi c'è la terra nuova? Mi cerca i soldi, cosa fa la terra? Ma mi... Meno! Ma ora che volete fare? Mangia semolino, non ho bisogno di fare da te. Ma cosa fai? Io non immagino da quartino di vino, ma quante volte ti ho detto che tu la sera non devi bere, figlio mio? Caro Don Santo, se io non mio, penso tante cose storte. Ah, perciò tu bevi per sì, dimenticare? Sì. Penso con moglie e con capotoio. Ma perché? Da buona cristiana è una ciavagliatura, buona cristiana, ma che stavo a fare? Ma tu puoi cominciare a mi pigliare in giro. Perché? Perché mi pigliare così e a suoi così. Sì, però manco tu scherzi, vada che fai. Mi sto tutta saluti. Ah certo, tu hai salutato sì, no. Perfetto. E poi, dei quattro figli, ma qui c'è un film, ne ha semenza sbagliata. Sì. L'uomo con mascolo, che era la luce dei miei occhi, se ne andò a ciavagliare a Torino. E io restai con il denaro come un ghiaccio solo facendo che crecchi, che crecchi. Ma poi pare una cosa giusta. Mamma ma ora sapete come finisce? Che me ne vai pure io. Non lo dire neanche per scherzo. Per fuori. Ma che cosa dici? Sa fotogliono io, caro. Non lo dire neanche per scherzo, Mirko. Ma figlio mio, ma io che cosa ti posso fare? Io posso solo pregare per te, figlio mio. Non posso fare niente. Che te fa? Come sai che non potete fare niente? Poi saluto. Bene qua, aspetta, non avere premura. Io non posso fare niente. Ma la Madonna, caro Mimico, la Madonna può fare tutto. Io ho i fattori ci credo, ma il miracolo no. Non bestemmiare, non sto bestemmiando. Questa è una bestemmia. Non è vero. Bene qua piuttosto, vieni davanti alla Madonna e fai una promessa. Muoviti. Io ho la promessa. Mettiti in ginocchio. No, ma in ginocchio, buon saluto. Bene qua, Mimico. Vieni qua, allora alza la mano così, forza! E chi era fascista, Madonna? Alza la mano e ripeti quello che ti dico io. Va bene. Oh, Vergine Santa! Vergine Santa! Io non mi uccido. Io non mi uccido, fossi. Senza fossi. Resto sempre con mia moglie. Resto sempre con mia moglie. Buon saluto. Una va. Ma ne vai? Bene caro, disse. Muoviti, fai la promessa. Ripeti, resto sempre, resto con, sempre mia moglie. Con mia moglie. Se tu fai trasferire. Fai trasferire. Mio figlio Megaluzzo. Mio figlio Megaluzzo. Da Torino. Da Torino. A Messina. A Messina. Oh. Forza. Va bene, Madonna. Prometto quello che dice Don Santo. Oh, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora vai, caro Minico. E non bene più e abbi fede, mi raccomando. Vi saluto. Oh, ciao figlio. Ah, scusate, c'è dire una cosa a Madonna. Che c'è? Madonna, un mese di tempo, ho sento di suo mio torno a casa di te. Vi saluto. Ma che giornata di festa, che giornata di festa che mi hanno a fare a raccontare chi sta oggi. Figliolo mio, che giornata. Sì, pronto?
sono il parroco di Condrò, volevo parlare con Sua Eminenza il Cardinale. Sì, Sua Eminenza mi conosce. Sì, attendo, grazie, grazie. Oh, bella mano, ci ha aiutato lui. Eminenza, Eminenza carissima, sì. Sì, la chiamavo per quel fatto, si ricorda quella raccomandazione che le avevo fatto, quel trasferimento di quel giovanotto da Torino a Messina, si ricorda? Ah, grazie eccellenza, già l'ha fatto. Grazie eccellenza, grazie. La terremo sempre nelle nostre preghiere. Sia lodato Gesù Cristo, eccellenza, sia lodato Gesù Cristo, la saluto, grazie, grazie. E tu che fai tu? Ah? Quindi tu hai ascoltato la mia telefonata? Ebbene sì, ho ascoltato tutto quello che hai detto, tutto, tutto. Non ti vergogni, non ti vergogni. Per il tuo tornaconto che fai, vai a scomodare Sua Eminenza il Cardinale. Ma quale tornaconto, Roberto? Quindi è così, cato Madonna, facci cadere sti grazie miracolosi. Ma che dici, Roberto, vergogna. Capisci pure tu, figlio mio, capisci? Capisci. Questa povera gente, sono poveri contadini, hanno bisogno ogni tanto di vedere un miracolo, altrimenti la fede se ne va. Se ne va nei pavimenti e senza fede la gente è infelice. Giusto, ragione. Oh. Io saccio solo, che sa? Come viene buono, Culate saporito, guarda che olio lampante che c'è da. Ma che cosa stai dicendo? Ma che cosa stai dicendo? Io che stai dicendo? Questa, mio caro, è tutta roba che noi diamo alle famiglie bisognose. Ma non ne contare sti fessati. Ma andate, sfatti! Mi vuole fare passare col pallino mangiuno, sfatto dopo tutto quello che ho fatto. Ehi, Roberto, ma che cosa stai dicendo, ah? A me mi pare che tu, invece, tutta la... col comitato là volete entrare troppo nei panni del sacerdote, ma io questo non ve lo permetto, sapete, non ve lo permetto. Ma cosa da pazzi, Modestino? Non ti infugare, no, non ti infugare troppo, perché se pare mi sbuttuno. Modestino? Caso, diamo danno con Manastro, io non ne voglio, io mi faccio tontare, ne posso. Non ne voglio, ma io Marco non voglio. Un faccio per niente. Ah, un faccio per niente? Sì. E aspettate un momento. E che sta facendo? Una! E una! E che tu hai visto tutti e due? E che dici? Dopo che l'ho fatto si deve sprecare! Siete voi, buon santo, come decidi che non si deve sprecare niente! Chiamate un ufficio! Chiamate un ufficio! Su ma chi stai ragione? Posa stitazione sì. Dopo che ti devo dare degli ordini, muovi! Che dici, buon santo? Vediamo un bottiglio di uno di vino e dati 5 lire! Cisto qua? Sì! Cisto! Cisto, vedi che bello, io vado dai prima! Sì! Nero cor vivo! Sì! Lui vede bene, non sa. Bene. Chi sta a casa, dai chiappa, a casa, per scattare già, cassura. Ah, io non mangio. Sì, però, un momento. Avanti mi disse che vendignavo tempo, io mi avevo già detto, mi vendignava, quindi mi disse, Nanuzzo, Nanuzzo, nel senso, Modestino, non ti posso aiutare. E non lo sto, non lo sto, no. Vabbè, intanto, queste sono cose che io a me non mi interessa. Vabbè, io mi disse, non tanto, questa vita, però... Vabbè, figli assumini! Non tanto, come si dice, un ne manca di un rubino. Oh, andiamo a noi. Questo è sempre. Sì. Figli assumini e dividono in 5 bottiglie da un litro ciascuno, forza. E poi ci ne porta una bottiglia alle famiglie che avevamo scritto in tanti alla break. Va bene. Forza. Va bene. E poi ci dici pure a sti famigli, dopo ci mandiamo una particella di lardo, di frutta. Ma che stai facendo? Ma che cosa stai facendo? Che pigliato? Guarda, che cosa hai preso? Ma dico, può essere mai che pensi sempre a mangiare? Sempre a mangiare, pensi? Non santo, a forza per buttare la Madonna, se non mangio, non ne muovi. Attorno a questo discorso. Ma quello scorso? Attorno a questo discorso della Madonna. Io non volevo ripigliare. Che cosa? Ma le pare che non ti vitta a te a di che cosa? Che cosa? Sì. Che appena scendemmi primo due scaloni da chiesa macici, ti faciste dare subito canto. Così a butta Madonna. Non santo, non ho visto che quando battemmo tanta chiesa Madonna battia al tuo lato, perché io era più cutto. Quando trovavamo avanti a volta c'era uno scalo e ci disse mettete sotto e la Madonna sono delle sue. Chi sono sempre le sì, tue, vabbè, le tue scuse. Sì.
sì, ma non ho visto che la mamma non ho visto. E poi, quando camminavo usciata a scena che passava Madonna, la gente stava con fette e biscotta, e tu ti sciariavi che carusa con un cucchiaio. Ma io che ti posso fare quando un po' hai capito una cosa da mangiare? Ma sciacaggio! Ma che fuori una mamma? Ma che vuole dire? Non sa, che ci fotti via, che vuoi dire? Ma fai fare che gente? Sì, e poi i carusi sono i ciullesti. E c'è su carusi. E no, ci vuole la mamma, io dai, chi ti sono carusi? Adesso ti fai un vento. E vedi, ma senza pure un... E va bene. E va bene, vedi a Giovino ti disse il patino per già fare. Scusate, pure a dire la parola. Vi volevo dire. Avvocato. Scusate. Apraisi. Ti volevo dire. Non posso neanche qualche cosa di chi sta la sappiamo per noi. Oh. Poi, perché, Don Santo, dopo tutto, San Pesu prima si diceva son babba. Oh. Modestino, San Pesu, babba, non se ne faceva una vita in ta chiesa che aveva babba longa. Prima, dopo si diceva. Né prima e né dopo. Ah, va e bene. Poi ricorda quello che dice nostro Signore Gesù Cristo. Che dice il nostro Signore? Che ha predicato sempre la carità. Ah, sì, il nostro Signore ha predicato la carità. Però il nostro Signore, quando è a Pofami, con la folla, che cosa ha fatto? Che cosa? C'era la cesta di pani e ha fatto la moltiplicazione dei pani. Certo, doveva sfamare tutta la folla. E da laggiù dalla folla ci dissero: paesco, un pane scritto non ci cala! Dentro che ci conosce il Signore, c'è la cesta di pesci e affisce la moltiplicazione dei pesci. Si friero, taci pure e mangiare. Modestino! Ma come ti permette a scherzare con il Vangelo? Ma quando è scritto c'è, legge lo suo vuole. Ma scusare che ci parlo, lei mi fa... Ma perché tu leggi il Vangelo? Un leggio io, ma tu lo capisci? No, papà? Lei me lo fa leggere sempre, sì, Don Santo! Sì, un leggio a modo tuo! Ma perché vuoi sciogliere chi è da questo? E va bene proprio di sì! Va bene, avete fatto un scecco di un bacione l'hanno fatto! Va bene, 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 non lo posso sentire più di questi scontri. È meglio, Roberto. Ora me ne vai e ne vogliamo più tardi. Ma dimmi che è meglio, quanto mi dico tu preghiere, che non è più nata oggi. No, no, ne vogliamo più tardi, ne vogliamo. Ma perché posso... torni più tardi? Ovviamente che torno, perché come ogni anno verremo io, la baronessa e tutto il comitato direttivo a vedere i fuochi dal tuo terrazzo. Certo. Oh, ma ti voglio avvertire, caro cugino, sarebbe assai spiacevole se qualcuno scrivesse qualche letterina, passo a lavare l'inchiesta di tutte queste meravole. Un'inchiesta. Cacca, a sto paese. Un'inchiesta. Sì, sì, un'inchiesta. Modestino! Modestino! Ecco qui c'è Donna Rosa. Ora, Massetto, cosa Modestino! Sente pure lui? Sì, meglio. Ora, Massetto, sente pure lui. Si è lodato Gesù e Maria. Sempre si è lodato Donna Rosa. Ma che sto stanno sordendo? Vabbè. Modestino, ma voleva far aiutare a buttare questi buzzi da spesa che sono pesanti, ma stai lazzariando tutti i mani. Ma perché, Vincenzo, non venisco con l'autobus? Sì, ma l'autobus, Don Santo, ma la sta tanchianata, poi me le farà per tutto. E te, usando le bocche, dove piglia? Permettete, ma mi sento un po'. Che caro, come no? Guai, guai, sogno tutta confusa, guai, 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 niente. Ma poscia solo come? Ma che da figlia mia a Don Santo, tanto bella malata, tutto letto, tutto che agisce, tutto che sebo. Chi da sta figlia mia, buti io. Bene, ma lo ringraziamo signora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Come mi brucia sto da sotto. Buti su. Ma lo da sotto, donna rosa. Puoi sotto di pete, di pete. Vai, 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 mamma. Sì, mia. Ma poi dopo un po' brucio un pete, con un rispetto parlando, ma da banna c'è Modestino che fa come un paccio, e ho duro che ha fame, e non va per cai per già. E chi è? Non poteva preparare qualche cosa? Io, Mollettina! Ma chi è? Ti ci ha passato tutto se preparava qualche cosa pure con noi a tavola mangiamo. Donna Rosa, io ho un servizio ufficio, muttaia, madonna, che pizza! A donna con questo scusso da madonna! No, questo non sappiamo come l'hai masciugato. Ma davvero, va, ma mi facete un regalo, no? Ai. Vai, vai, come mi brucia sto. Donna Rosa, buon, ora mi faccio fortunati. Come sentitini che si che mi bruciate sotto di piedi. Ma buttai qua di acqua, a bacinella, sale e bicarbonato. Ma che servizio complesso! Guardate, io con tutti e due. E qua la tua chiesa mi ha postulato di sotto.
Ma destino, io con tutti e due non stai capendo più niente. Don Santo, stai facendo un servizio. Ma mi facevi pregare, ora non fammi casa pure. Vabbè, Don Santo, ora che ha portato tutte cose. Lo vado a scappare. E è fritta per tu scatapaglio non avevo spasciato. Wow! Chi è stata rinfrescata? Come stai rinfrescato? Ha spatato il momento un po' carbonato di sale. Mamma mia, cipollina, cipollina. Donna Rosa, e carina, stoppo la vita un ricciolo. Ma guardate che bella zucchina. Ah, longa la vita. Longhettisa. No, come lo c'ha la madre se moscia. Ah, sì, avete ragione, Donna Rosa. Chissà dopo. Un cicciolo pare mezzo un maragnato. Non è bello, ma chissà dopo fa una bella aranciatella. Sì, va bene. Vuole dire una cosa per la cosa? No, fottele per dentro. Va bene, con permesso. Scusate. Meno male che facessi una ditta, me te fai perdonare. Ma brucia qui, per la cosa. Basta ora, basta ora, non c'ho sentito e non farò assai. Da scusare, Don Santo, un minuto. Ma? E che l'aveva vista così? Ma Coso, che fa? Mangia con noi? Coso? Che fai? Tu mangi con noi? Coso? Come dici tu qui altri? Si alza e se ne va. Ma sparagliamo, sparagliamo. Oh, però vi voglio dire sempre una cosa, caro Ruggiero. Cuccetto Cristiano, non vi intregate proprio, perché vi state mettendo contro a tutti. Perché sono contadini, ma cosa imbrugliamo? Va bene, ma certo Cristiano, lasciatelo stare e soprattutto a Dagarosa lasciatelo stare. Donna Rosa, per carità, lasciate parlare me. Chi? Pure quando mi confesso con la paralito, non mi fa dire manchi peccati. Ma di quale ragazza stai parlando, Roberto? Ma come di quale ragazza? Tu lo sai di quale ragazza? La maestrina, la maestrina. Un momento, che essere, un momento. La filona baronessa. Donna Rosa, per favore. Don Santo, aspettate un momento. Ma Dagarosa, ma Griscio, Dagarosa è mia figliozza e non aveva nulla. Sì, ma un faccio come una Griscio. Non stiamo una lasticina da baciare. Ma non stiamo dicendo niente, donna Rosa. Il figlio della baronessa, per cavarla, ci lascio un bello figli latti. Voi, scusate, direi, a meglio fatto. Donna Rosa, per favore. Io non mi scotto, mi dica meglio fatte. Ma sto caroso di latti, a baronessa non ci cala. Ma che vuol dire Roberto non ci cala? Non ci cala, non ci cala. Per lei non esiste questo bambino. Ma che vuol dire non esiste? Certo, capì, com'è che disse Gesù? Andate, crescete e moltiplicatevi. Ma noi, per rispetto da baronessa, e ma so c'era molte placazioni. Ma donna Rosa, che cosa dite, per favore? Ma dico, va. Alla baronessa. Cari amici miei, questo matrimonio non ci cala! Ma che vuol dire non ci cala? Ma che cosa vuol dire? Capire, oh no. Ma che cosa vuol dire non ci cala, Roberto? Ma dai, ma finiamola! Facitemi dire mezza parola per mezza mia. Parola per Ottona Rosa, mezza parola! Vabbè, meglio un po' su babbucca. È meglio un po' su babbucca. Roberto, diciamo la verità, il figlio della baronessa ha violato quella povera ragazza, Ma perché? Tu eri presente quando l'ha violata, Ma che vuol dire? Sì, come no? Un parrino ci tenia a cagliera. Ma donna Rosa, ma come vi permettete? Ma scusate! Ma veramente, come potete fare certe affermazioni? Esatto! Quali sono le prove che avete a riguardo per tali affermazioni? Scusate! Ma non sapete che siete avvocato! E faccio il mio mestiere! Non volessi usare le impronte digitali sopra la rosa? Ma donna Rosa, ma che cosa dite? Come si fanno i fotografini e gli appresti amorosi? Ma donna Rosa! Ma che c'è? Ma io ci girava un bel fumino e poi ci mandava a barbuto. Ma donna Rosa, ma come ti permettete di parlare così della baronessa? Ma per favore, è una donna molto provata. Questo è vero, questo è vero, è molto provato. Infatti. Perché te l'ha provato tutto il paese. Ma donna Rosa, ma che cosa dite? Ma non vi permettete? Si permette, ma per favore, ma pensate invece che ha perso il marito da poco e che la figlia ha avuto un incidente e ha perso la voce. Ma pregate per quella povera donna. Va bene, queste sono cose che dispiace, è vero. Perché ha buci, non lei rappete la figlia, ha buci lei rappete la mamma. Ma donna Rosa, ma per basta, favore. Non ne posso sentire più di queste cose. Donna Rosa, basta, Roberto, basta per carità, non alzate la voce in casa mia. Io non alzo la voce, io alzi tacchi e me ne vado, non ci posso sentire più di tutti questi fessari che state dicendo. Ma sempre ti do quel famoso avvertimento,
stai attento, stai facendo l'avvocato del diavolo, hai la spada di Damocle che ti pende sulla testa, ricordati che la letterina prima o poi può battere e sa un niente che può rovare. Oh, oh basta, me ne vai, non ne posso sentire, per favore, ti fissare. Sì, oh. Sì, sì. Ma io non capì niente, Don Santo. Ma voi che va bene la caspa dei mani? Lasciate perdere, donna Rosa, sono cose mie queste, per carità, lasciate perdere. Don Santo, voi mi avete da scusare se io mi permettimo parlo a che parole di più. Sì, che parole. Ma com'è che si dice? Quando un cane vi occupaccio non fa buci, vai a puro iddo. Puro iddo, donna Rosa, mi pare che vai il solo iddo invece. Ma dico io, benedetto Dio. E benedetta quella ragazza che, come dite voi, è una ragazza per bene. Ma perché si è andata a mettere in questa situazione? A quest'ora non eravamo qua a parlarne. Don Santo, qui si deve arrivo. Non è che capito come vanno certe cose. E che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Che un psicologo per curare i suoi pazienti deve uscire pazzo pure lui? Che c'è? Don Santo, ma voi che ne sapete? Che ne sapete? Sì, quando un mascolo si mette tra testa una femmina, ci giria come una vespa, come in zione. E una sera ci carizza i capelli, e una sera ci carizza il corpo. Donna Rosa! E una sera arriva a te spalle. Donna Rosa! Una sera arriva a terrini. Donna Rosa! E voi vedete che sta mano scinni, scinni, scinni e conquista sempre nuovi territori. Donna Rosa! Scinni, scinni. Io mi fermo. Meno male che mi fermo. Basta, non me ne cammina, cammina, cammina. Donna Rosa, basta ora. E non sapete che parole che ci dici? Io ti amo, io ti desidero. Amore, tesoro, perché mi resisti? Io voglio che diventi mia. Ma donna Rosa, io non posso fare quello che voi volete. Io vorrei che voi vi spogliaste. Ma che sta succedendo? Voi vorrei che voi vi spogliaste dei vostri panni e indossaste i miei. Minchia. Io non posso sposare. Io non posso sposare la vostra causa, donna Rosa. Io non posso. Ma che fai? Ma che faccio? Già sì, hai un vino in te mani. E cosa? Non mi dite qua. Ma non già se devi fare sempre. Perché se io stavo confessando? Non so, io già siete da sarestia da chiesa. Da chiesa da sarestia. Non dire, ma buttai un vino, non so. E questo qual è? Chi tu butti giù? Ah, chi due? Sì. Vediamo, vediamo, fammi vedere. Questo perciò è un vino che c'era un tuo butti giù? Sì. Guardate qui. Donna Rosa, guardate qui. Ma... chi butto buttiglioni era vino nero col vino? Guardate come ho detto che casa. Rosato. Don Santo, chissà quanto che ci è arrivata a casa cristiana, diventa vino bianco. Diciamo, tu mi hai visto e ci giungiste là? Ma che ci giungi acqua, Don Santo? Non diciamo fossari, vai! Hai detto che tu non devi bere! Non bevi, Don Santo! Tu muori alcolizzato! No, Don Santo, no! State tranquilli, è un vino che c'era il tuo bottiglio! Va bene, muove la bottiglia! Don Santo, volevo dire una cosa. Mi raccomando a tutti e due. Ma da che cosa? Hanno mangiato senza da me. Ma sempre a mangiare, lei c'è la sua pensiera, padre. Sì, avete ragione che avete la sua pensiera, caro Don Santo. Mia? Non mia. Ma questo è mio. Questo è bravo, libero. Sono la madre te. Sono bevi uvi. Donna Rosa, voi ce l'avete qua. Ma fa ridere che sono cucciolo, Donna Rosa, con Don Santo. Io non faccio leggermente di cui. No, non ce l'avete più, perché questo è embriaco. Però, Donna Rosa... io ritornando discussi prima, io farò quello che nelle mie competenze fare, ma io non posso obbligare il figlio della baronessa a sposare la maestrina. Ma Don Santo, veramente, il tuo figliola vuole bene. Forse sua mamma che si sta a convincere, donna bianca. Benedetta donna, benedetta donna, ma lo capite che io ho le mani legate? Lo capite o no? E che ho... sto con due piedi in una scarpa e come caratteri. Voi lo sapete quanto è difficile per mia stare con due piedi in una scarpa. Usa loco! Lo capi? Voi siete come Don Abbondio. Ma sì, sì.
voi siete proprio un frate del Don Abbondio. Ma che ne sapete voi di Don Abbondio? Usaccio. C'è la telenovela sta televisione, sì. Non è sci. Sì, la telenovela. Mettetevi in testa che qua non c'è nessun Don Abbondio e che la baronessa non è nessun Don Rodrigo. Oh, mamma mia! Lo dite dopo? Parla del diavolo e ci spunta unicorna. Ma voi? Cane. Da San Gimenescia, qua è a baronessa con suo figlio. A baronessa, qua? Sì, ma date una sistemata. Quanto me ne vai più a chiedere? Ma dove andate? Oh. Date una rassettata immediatamente. Me ne vai perché io poi sbaglio a parlare. Donna Rosa, date una rassettata e rimanete qua e state in silenzio. No, me ne vai. E poi io a chi da a degno come ci dacci di malaugurio. Ma quando mai? Ma che cosa dire, Donna Rosa? Dico. Ma non dite queste cose. Date una sistemata. Date che sta finendo la baronessa. Ma un bello ma che cosa fa? Ma Donna Rosa, ma che cosa fa? Ma tiro un po' carniceto, danzando! Il corno vicino al crocifisso, ma che cosa dite? Danzando a chi da ci pugni l'occhio! Donna Rosa, non lo dite! Ci pugni l'occhio! Ma piuttosto dite una preghiera per quella povera donna! Avete ragione, Don Santo. Se va a pregare, tipo, per i propri nemici, mi hanno un fresco e un ma Donna Rosa! Preghiamo insieme invece, forse. Va bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'eterno riposo, donna e signore, me ne lasciate una vita in pace, amen. Ma Donna Rosa, ma per carità, ma guardate che me la sto in casa, me ne ho permesso. Ma così da si male. Si può? Don Santo? Oh, Donna Bianca. Buongiorno. Donna Bianca. Oh, Donna Bianca, quale Bianca? Ma che piacere. Bianca. Nera, chiamatemi Donna Nera. Avete ragione. Nera di dolore. Il lutto per il vostro povero e caro marito, che il Signore lo ricordi in paradiso, il barone. Oh, che uomo generoso. Sì, sì. Uomo generoso, ma quale lutto, i mariti su piedi banco, nulla è un lauso chianto. No, e poi la sua vita se l'aveva fatto, ma voi parite, che ne vengono? Su parenti, non ne vengono parenti. Pigliamo uno sciano e non mettiamo tutta la casa. I figli su pezzicori, loro hanno il potere di renderci il cuore nero. Ma avete ragione, accomodate, scusate il disordine, ma qua Donna Rosa è mancata un paio di giorni, è andata dalla sorella. Scusate, avete questa figlia? Ma la vedete com'è? Ma raccontate com'è? Come non me la ricordo? Era una voce d'oro, cantava sempre nel coro della chiesa. Come? E ora? Così, un piccio continuo da mattina fino a sera. Chisto, soffotta per capo, fa giriare. Ma che mi sapete, insopportabile in certi momenti, la creatura per ragione, però non si sopporta. Un disgraziato, si mentivo sotto una macchina, e a Iddo, dove è Iddo, tu scanto, se ne hanno a bucci. Ma io, a quel pirata della strada, ho consumato. A via cercassi, mi mangiai tutte e certo, e se vivero. In che senso, Don Santo, che avete detto? No, dicevo che dovete avere pazienza. Quanta pazienza, tutta a noi. Certi momenti pare che tutte cose mi succedono a noi. No, come no. E quanto posso buttare un cuore in mamma, quanto? Avete ragione. Ma ora, Don Santo, hai un dolore ancora più forte, un contamato che non vi posso dire, un grave problema. Ma che è successo? Mio figlio Andrea. Ma pure lui sta male. No, grazie a Dio, no, peggio. Mio figlio Andrea, che è una bannera, un bastaso da una casa. Il dottore, sì. È stato oggetto di seduzione e ora la maiscina si vuole fare maritare per forza. Ma dico io, ma a noi, con noi chi aveva a che fare sta maiscina? Ma chi è gente che può essere al nostro pari? Ma assolutamente, ma qua conosci, un non giumascato con niente, non ha lasciato manco come cammina. Ma dico io, noi siamo gente altolocata. Certo. Ma voglio dire, mio figlio deve sposarsi con la primogenita dei Selletti. Come no, certo. E so di nanno, cadere un bascia fortuna, una picca. E una mano avanti e una mano arrera, no? No. Però sono una famiglia prestigiosa. Certo. Questo è un matrimonio di prestigio. Chi sta? Pare che insieme a Bucci è diventato pure un locca. Lucchio. È un matrimonio.
matrimonio di prestigio. Ma dico, io come mi posso rassegnare a vederlo con quella? No. Noi siamo cavalli in razza. Certo, che vuol dire? Oh, donna Maria, scusate, baronessa, c'è la baronessa. Cara, donna Maria. Ah, grazie, voi avete sempre un pensiero. Me l'aveva detto l'altro giorno vostro marito che vi ammazzare un maiale. Grazie, grazie. Ma era tanta bedita, come uno, da come cresci un mai. Come uno, ma ricordo a battiare io tanta bedita. Ma andate di là, in cucina, che c'è donna Rosa, dateci lei, dopo facete fare un caffè e un succhicetto di frutta per sta carusa. Grazie. Grazie, grazie, donna Maria, grazie. Scusate, scusate donna Bianca, però di tanto in volta mi portano delle cose per i poveri, ecco. Ah, è buono se ingrassano i poveri in sto paese. Certo, mai quanto è ricchi, E ricchi? Che vorreste dire? No, dico che poi non entrano per la cruna del lago, ecco, questo volevo dire. Io veramente sti riferimenti evangelici ne capisco. O faccio finta me ne capisco. Ma signorina Mati. Sì, vabbè, lo dici voi. Perché piangere sempre? Perché? E poi state sempre con questa testa bassa. Ma sì, alzate la testa. Sempre come i cavalli, avesse bisogno di un puntiglio tutto babbarò. No, signori. Matilda, alzate la testa, ma perché piangete sempre? Perché non potete parlare? Ma che ci fa? Che ci fa? Ma lo sapete quanti mariti vengono in confessione da me e mi dicono se mia moglie non potesse parlare, io ci vorresti più bene. Ma pure mio marito diceva sempre, ma io su sazio non ci udesse mai, morivo con tutte le sedere. Ma non piangere, non piangere, non piangere. Ora, lo sapete che vi faccio un bel regalo. Aspettate. Una bella immaginetta San Vito, vuoi no, dire? No, oggi niente immaginetta. Ma è comune, se no la mentiva già insieme a chi di che sai tu. Vediamo tutta la dare, non santo. Ecco qua, una bella rosa, fresca, presa dalla Madonna, ecco. Oh, ci ha sorpreso, vedi che galante, don sì. Santo. No, ecco qua ci dice di più sale, ma io voglio fare un no, come pigliate scidica, ma no, ma lo sapete che vi dico, donna Bianca e signorina Matilde, lo sapete che vi dico, che non passerà tempo che la signorina riacquisterà la volta. Ah, sì, sicuro. Tutto il paese prega per lei, ma lo sapete quanto mi hanno fatto dire? Sicuro, non state tranquilla, a breve riacquisterete la voce, non vi preoccupate, noi preghiamo per voi. Mamma mia, sono domo qui c'è profezia. Ma che dite? Benedetti vostre sante parole. Ma che dite? Benedetti vostre sante parole. Ma che dite? Come vai? Come vai? No, Don Santo. Ma vedete come mi scoraggio. Avete ragione, donna Bianca, avete ragione. Ma come messo a buttare io sta cosa? Ma che volete farci? Dovete avere pazienza. Ma quale pazienza? Ma vedete che tragedia sta a casa. Ma vedete? Una figlia muta e un figlio sedotto. E ancora c'è chi cuparteggia per quella sgualdrinella. Madonna Bianca, ma che cosa dite? Che cosa dite? Io non è che voglio dire qualcosa così a occhio e croce da quello che mi hanno detto in paese, io non so niente. Che bellissimo. Però dico così, a dire, a me sembra che più soggetto di seduzione è stata la maestrina che vostro figlio. Chi? Ammo gira a dici te manco per sghezzo. No. Che colpa bevi? No, per carità. No, io dico, per quello che mi hanno detto, io non è che so niente, per carità. Ma che ne sapete voi che siete parrino? Che ne sapete? Come sono queste moderne signorinette oggi? Ma figlio è una bannera. E un bastasso da casa, ma per femmini è un perettone fatto ferito, un cielo e terra un parò,
Se fa infenocchiare di tutte, perché io sto facendo. Prima mi prevedevo ciò a mia, ma che mi sapete quanto fossero i figli? Poi finalmente incontrò a mia e io ci dicevo sempre, lei tu parato non aveva visto e non aveva visto. E se recchivo? E se recchivo per davvero? Come no, avete ragione. Tornando a noi, sì. Ma che ne sapete voi che siete parrino di sti moderne signorine, che se sono lì una a uno e chiappate, o chiudero tagliappole e non c'è scampo. Se picciano come cozzi o scoglio, come le piovre, e non ti lasciano, non ti lasciano, e poi parole ti dicono, i parole, io ti amo, voglio essere tua, ma perché mi respingi? Sono tu. Voglio essere tua per tutta la vita, il nostro è un amore impossibile, lo so, ma ti amo. Ma che fai tutto? Già sì! Sì! E tu già se non ti fai sempre? Pesa a botta chi vede, vogliamo se papi. Ma come c'è la baronessa sì. Di una botta chi vede? Baronessa, buonasera! Ma come ti permetti? Annai e mi ci porto vino non mi mannasto lui! E balassai qua con donna rosa e ora mi trovo con donna bianca! E quindi? E che vuole? Gesù. Io stavo confessando. Scusate. Pensate. Scusate. Ma così faccio? Scusate, la donna bianca, non ci fate caso. No, che bravo giovine, un bravo giovine. Ma figlio è così. Una picca scimonia. Esatto. Dici sta parola giusta, io mi ma fici un complimento. Sì, un bello complimento. E tutti se ne approfittano. E Ido si fa infinocchiare da tutti. E avete ragione, ma dovete avere pazienza. Sì, pazienza. Comunque, Don Santo, non vediamo più tardi, io ora me ne comincio anche una ragazza. Ma venite poi. Certo, non devo venire per i fuochi con il comitato. Come no, certo. Come ogni anno. Certo, c'è quindi pure... è meglio mamma avvio. Sì, c'è Donna Rosa che sta preparando il buffet per più tardi. Ah, c'è Donna Rosa. Anzicala. Va bene, si sopportano le persone moleste. Per carità. Comincio a salire, ma mi picchiano un simpiche cori se penso a giancianata che fare. Ma siete a piedi? Sono a piedi, sì, oggi. Perché oggi è festa, all'autista non c'è via a dare un giorno di vacanza, la famiglia. Voi via. Siete troppo buona! Lo so, perché stupato? Perché sono troppo buona! Ma intanto io ho la patente, l'aglio, ma non ne ho guidato mai. Certo. Perché veramente mi piace, ma mi faccio scarrozzare. Quando vitta Elisabetta. A Regina. Io pensai, così è un affare, mi devo adeguare. Certo. E non guidai. Facci sto buono, ma vabbè. Aspettate, ma tu che si calapo camano? No, camacena su un Don Santo. E allora accompagna tu la baronessa al palazzo là sopra. Sì, la posso accompagnare. Oh, non l'ho detto che è un bravo giovane. Sì, accompagna. Vedete Don Santo, con tutto che sono vecchia. Ah, quale vecchia, non lo dite neanche per scherzo. No, con tutto che sono vecchia io trovo ancora della galanteria. Ma no. No, dopotutto, come si dice, gallina vecchia. Modestino, ma come li permette alla baronessa? No, voleva dire gallina nobile, gallina faraone. Modestino, la mettiamo da macchina, che meglio. E mettiamo da parte, va. Scusate, la donna bianca, scusate. Caso. Va bene, Don Santo, vai a metà no. Poi vi dico fino come succede un calato. Che succede? A poi vi dico. Sì. Più capisci, sì. Più compatisci. Non ci fate caso. E tu ci code mentre avezza top tu, su povera. Un buonaccione. Ma era troppo raro. È un buonaccione, scusatelo. E lo so, perché pure mio figlio ne fa queste figurine, così, com'è? Comunque vado, ne vediamo un po'. No, vi accompagno sotto, grazie, ci mancherebbe. Grazie. Che cosa vuol dire? Ma è un piacere, che vuol dire? Censo santo, un censo ricco, caccia fora l'occhio, sì. Occhio, malocchio, prezzemolo e fenocchio. Ma donna Rosa, ma che cosa state facendo col curibolo della mezza? Ma voi non ve ne ho un altro. Ma una vi è andata, ci risulta. È un attimo, non lo stilo e sì. Ma che cosa aglio, fate? Aglio e fattura che non qua. Rosa, ma come ti permettete con l'incenso di scherzare? Nesci malocchio e inciase sanità. Acqua porta male. Ma se ne va! Madonna Rosa! Ma basta ora! Ma mi sa che io da domani devo fare a meno dei vostri servizi, ora state esagerando! Non è modo questo! Di scherzare con le cose della messa! E va bene, Don Santo,
scambiamoci il segno della pace. Ma donna Rosa, ma finitela! Ma per carità, che cose! Ancora vi permettete di scherzare? Ma oggi che giornata di festa è questa? Permesso? Che mi state facendo ricordare? Era Gesù Cristo, Don Santo. Donna Rosa! Ma figliosa, ma che si vede! Te fai sempre più bella. Signorina... E' più caruso, mamma, tutto fa male. Ma voi qua, signorina... Ci venne di occhio. Venne qua. A padre, allora, scusate, ho fatto dei dolcetti e mi sono permessa di portarvene. Ah, grazie, vedi che bravo. I biscotti, questi pangranita, belli, grazie. Riponetevi. Grazie, signorina, avete sempre il pensiero. Non temo capo, assaggiamo. Grazie, vabbè, poi li assaggio, poi tornare in un altro momento. Ma perché un veloce momento? Che ci fa? Se non può stare qua? Madonna, forse tu non sai perché avete abbandonato, sei abito un giorno fuori. Menti, vabbè, fa. Forse è meglio che me ne vado. No, un altro giorno. Vai dentro, posso assugare un sotto letto e poi le donne avanti. Cioè, veramente, non mi pare ora, dico, il momento. Don Santo. Madonna, cosa? Ci vuole buone maniere pulite. Ma per carità, ma oggi... Posso? Vai. Ma che fare più oggi vuole, vai. Festa, come ne fare raccontare? Ma dico, donna Rosa, ma oggi che è il momento? Fra poco era a baronista. No, sta baronista. Ma come a baronista? Ma voi lo sapete? Ma che volete fare succedere, cavolo? Ma lo vedete com'è sta la Rosa? E com'è? Timida, sensibile. E per carità. Ma lui è una creatura come Ida, chi è? Alassa sotto branco di lupi. Ma no. Proprio voi che la dovreste accogliere come un padre. Ma sì, ma venite un momento, ma io che ci posso fare? Io sono nudo. Nudo. Ma voi cacco un giocito come papa, ma io sono un pupo! Ma padre e papa, io sono un pupo! Un pupo nelle vostre mani, questo è quello che sono! Ma Don Santo, è da puttare pazienza, voi avete un mestiere soggetto a certe situazioni! Piuttosto, ora, come assaggiate sti biscotta? Non è che per caso facci da faccina si usa? Ma perché chi hanno? Non è da fare un bel. Chi hanno sti biscotti? No, perché ci fu una piccola distrazione. Piccola distrazione? La Carusa però è nervosa, va da istantalaia e ha posto tutto zucchero ci metti usare. E me ne mangiare io usare. E voi non siete parri? Vabbè, con questo. E vi dovete sacrificare per la comunità. Sapete che facciamo? Che facciamo? A noi da casa ci dicevo che ne mangiai uno, non ci viene a trabarla, e così non sapeva neanche come. Perfetto, si è addormentato. Però padre, scusa. Che succede? Boh, e chi ci fa? Chi ci fa una picche per via? E niente, vicino a picche per via. Su, papà, lei. Su, papà, su, lei. Se ho detto sempre a papà di Caruso, papà, me, acqua benedetta. E tu, non ti vergognare, una goccia per via. Chi è parrino? Ma una cosa non può fare, ma per via, ma donna Rosa, ma che cosa dire? Ma come ti permettete in casa mia? Ma non li avete assaggiati i dolcetti? Perché io li avevo contati. 14 erano e 14 sono. Ah, l'aveva contato. Precisa, e maestra da matematica. No, ma io perché aspettavo voi, vi volevo dare soddisfazione, ve lo prendo. Sì, assaggiare. Che bello, vedi che facessi stamattina, che assaggiai pure io, vero? Ma... Ci stanno piacendo. Belle, vero? Don Santo, e non me l'aveva detto, la fine del mondo. Belli. Bello. Ma non ci sta bene, che esagerazione, ma veramente mi sono piaciuti così tanto. Che del parrino, che fa? Dici bugie. E allora prendete un altro, forza, assaggiatelo un altro. No, poi perché, ma dico, voi li avete assaggiati? No, io non li posso assaggiare. Ho fatto un volo alla Madonna, non mangio dolce fino a Natale. È proprio ora la che fa schifo. Perciò niente sapete. No, niente sapete. Lontano ce ne è da. Ma prendetelo un altro, dai, uno solo. No, ma perché ora non dobbiamo mangiare? Perché Donna Rosa ora ha cucinato e quindi è orario di pranzo e io non vorrei mangiare. Caso un santo, venite, non è che ho paura per la picchia di sale, ci aveva appezzato tutta la manescia. Ma Donna Rosa, a capo sale è assai. Don Santo, chissà qua. Cavo di tutta a casa, chitta, una carusitta pare. Chissà qua, in cucina, è un valore. È un vittio. Di manitte, che non sanno fare sti manitte.
Anzi, sapete ora che vi dico? Ma quindi è una bella idea. Ora è ora di mangiare. Te vedo qua. Prepariamo che cosa sei e mangi con lui. Bella idea! Ah. Che cosa dite? Donna Rosa, che cosa dite? Stavo a fare un uzzino. Ah. Sì, come biscotto. Diciamo che il salato è il suo forte. È un vizio che il salato è il suo forte. Avanti. Dici come fai un zucco? No, dici no, vergogna. No, avanti, dici tutte vergogne. E va bene. Sangue di pomodoro, un sospiro di prezzemolo, due carezze d'aglio, due lacrime d'olio e questa è tutta la salsina. Poi ci sporco due spaghettini verdi verdi e viene un piatto squisito, delizioso. E va bene, basta casassa. Ah. Ah, no, sto attendendo, no, no, tu vado a fare. No, 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 sto pensando, parla tutto il mondo come tu via. Ma che andiamo a dire, che andiamo a dire, ma signorina Marina, signorina Ninetta, ma dico io, ma voi che siete una ragazza così per bene, dimorata di Dio, ma perché vi siete lasciate ingannare dal diavolo? Perché? Perché il diavolo si è presentato alla mia porta con la faccia d'angelo e lo sapete come mi diceva? Io vi amo, io vi amo, io darei la mia vita per un vostro bacio. Capuchi, e diceva io vi amo, vi amo, vi amo. Ma che fai? Puciuccio, sì. Ma quanto vuole che hai detto? C'è caldo. Con quale usasse deve fare sé? Sì, la prossima volta faccio la campanata. Ah, oh, mamma mia che sì. Ma se io stai con questa nel puciasse? Mangiasse. A donna questo mangiare, ma vuoi essere che pensi solo e sempre a mangiare? A che pensare? A che pensare? Tu di quello a te? Che cosa? Qualche giorno, tia Madonna da Valcastello. A mia, ma castiga Madonna? Sì, sì. Come, sì. Io te voto da Madonna? Sì. A buttare? Te per castigare. Ci basta processione. Te per castigare, sì. E proprio sul tuo punto debole, sì? Sul mangiare. Anzi, sai che facevo? Ora c'è di quello un castigo che stava a dare a Madonna a te. A me, la Madonna? Te lo suggerisco io. Voi? Sì. E chi ci dici? Bergamasci. Fate che tutto quello che mette sotto la bocca questo signore lo deve sentire sale saloro. Forza! Sa Madonna se permette, con rispetto parlando della Madonna e paura pace, se si permette ma fare una cosa del genere, salo saloro, non capisco chi tu qui. Io lo saggio uno sanno quando facevamo la processione, quando battevano in chiesa, chi doveva fare? Che fai? Quando trovavamo un buso alla porta. E che cosa fai? No, lasciamo stare. Non ti permettere, sai. Lasciamo stare. Non ti permettere a dire certe cose. Lasciamo stare. Ma va a dire per la banda. Ma sì, ma noi per la banda, va bene. Va bene. Ma andate a stare. Ma noi per la banda, va bene, lo sanno, va bene. Ma che giornata che mi facete ricordare, ma signorina, signorina, dico, tornando al nostro discorso. Ah, tutto a posto. Se giù montoi. Rovescia una pacchetta di latte. Che fici? Ma... rovescia una pacchetta di latte. Sempre su un scioletto. Scusate. Il lenzuola, sempre io ai lavo. Oh. Che faccio sto parrasco? Che parramo, donna Rosa, che parramo. Che cosa dobbiamo dire? Questa è sempre la stessa minestra. Sempre la stessa minestra. Che cosa fare? Possiamo fare? Che volemo fare? Che volemo fare? Non dico io che dobbiamo fare, non dico io. Tu fila delle spaghettine, delle linguine, anche voglio, un papà male, ci mettiamo noi, un filo voglio, due voglio e stiamo a posto. Guardate, io non ce la faccio più, donna Rosa, andate a cucinare, per carità. Andiamo, hai cucinare ragione, io, stilo... quanto mi dico le preghiere mentre vuoi cucinare, ma che cosa? Non sei mai tu. Permesso? Ah, è lo tempo da mangiare. Ma dottore, voi qua, che cosa fate voi qua? Padre, non si preoccupi, voglio dire soltanto due paroline a quella signorina là. Ma che... E io non le voglio sentire, io ti odio. Ma dottore, ma non è il momento che sta venendo vostra mamma. Non vi pare il caso ora. Non ci fa niente. Come? Ninetta, io non sono un uomo libero, sono uno schiavo. Ma dottore, per carità, per carità. Ma Don Santo, un attimo, vediamo che tu stai a dire, lasciamolo parlare. Andiamo ragione, donna Rosa, facciamolo parlare. Facciamolo parlare, parlare. Qualunque sia il mio atteggiamento, voglio che tu sappia che io ti voglio bene. Ma dilla questa della vita che è più... Ti voglio un cannello! Ma che succede? Da via, chiama Rolina! Ma via! Prima spagna, guarda lui! Chiamalo a caccia dottore! Ma non ti piglio! Dai, voglio un cannello! Ma penso andate alla seggia con me! E se un po' tu mezzo si va di una banda! Ma se non ci sta in un breve! Ma che non ci sarà! Guai! Ma metto tu gas! Guai! Guai! Madonna, che non fa la cacciata! Ma che si deve... Ma di qua! Ma...
Dammi cosa che ti dà per secchi! Ma quasi l'hanno buttata oggi! Ma lo vuoi capire o no? Io senza il permesso di mia madre non posso muovere, nemmeno un dito! Ah, uito! Ma la usciva si sta visto muovere un po'! Ma Rosa, come ti permettete? Ma che cosa dite? Ma che state dicendo? Ai ai ai! Che cosa dite? Vabbè, che dico, che dico? Quando facci sto fattaccio da carusa, eh? Non ci cercassi per me sa mamma, eh? Cioè, stai per dentro, questo buco, subito! Ma tu... sapete quando mi ha fatto girare a vite? Quando mi chiedete a mano in ginocchioni, quando mi ha buttato all'altare, davanti a Don Santo, mi ha fatto vedere solo da questo momento. Donna Rosa, per favore! E poi venire con vostra macia, con vostra zia, con vostra soggia, e con tutta la gente generazione. Ma Donna Rosa, ma che cosa dite? Don Santo, ma va a scusare, mi sono permessa di interpretare un vostro pensiero. Ma non è un mio pensiero questo, ma per carità! Baroneggio, tanto saluto a mamma! Donna Rosa, ma che dire? Don Santo, aspetta! Dottore, per carità, non costringetevi a mettervi alla volta pure a voi, eh? Ma per favore! Forse non ci siamo capiti. Io non me ne vado nemmeno a bastonate, io la devo vedere! Ma che cosa le dovete dire più di quello che gli avete detto? Ma come che le voglio dire? No, soltanto un po' di cura a voi. Che le volete dire? Io le voglio dire, io ti amo! Ti amo, il nostro è un amore impossibile, lo so, io non ne posso fare senza di te. Un momento solo, ma come sto nel cannino, pure di pasto. Io ti amo, Ninetta, ma... Ma che fai? Ma che fai, bro? Ma stai con il cannino? Vieni Sarino, a che cosa ci mettiamo un ghiaccio? Ci giù qualche cosa. E c'ha? Sì, e c'ha, se cazzo. E io confesso e tu c'ha... E che vuoi, Don Santo, ma da scusare. Ma dico io, ma da fare un momento che stai confessando tutto. Ma poi come ti permette, manco saluto, che c'è un dottore figlio da bambino. Ma che figura mi fai male tu, con le persone? Che figura mi fai male con le persone? Don Santo, sei andato con me. Ad andare a Marianna Rossa da sciogliere una fattura. E che fattura di lei? Quello che sto dopo facendo, una moglie. Che succede? Marianna che chiude un cudetto. Vuole ammazzare a Maddalena. E che dice ci sta facendo muore una bocca. Dopo l'anno che ingrazia. Maria! Modestino, preparici la cazzatura, Ma non succede! Ma che Marianna mannare, andiamo nenni! Modestino, guarda, mi raccomando, fai da sentinella! Sì, caso! Per nessuna ragione al mondo il dottore deve vedere la maestria che va bene! E poi mi manda l'acqua benedetta e a scuola! Sì! Un Serafino! Sì, ma Serafino sarà malato! Non mi la vuoi! Basta! Sì, andiamo nenni! Va bene! Andiamo con sta porca Marianna! Sì, andiamo con la porca Marianna, sì! Andate! Bottone, che c'è qua? Niente! Bottone, guardate, fai! Sottamo! Lo sapete che va dire? Nell'attesa! Prima che cosa è buono, Bottone, mi faccio sentire, mi raccomando, un cazzo carino! Ma, sì! Che io, tornai! Oh, aspetta! Vedete? La canteria! Un solo! Questa confusione che c'è stato come voi. Aspetta, siamo confusione. Proviamo insieme a lei. Sì. Mamma pare che lo stai sentendo gli angeli. Caro. Sì, sarà un figlio col sacco che sta picciando. E ti fanno il cuore, carini hanno figli. Ma il carino quando avere figli, che ne saccio io? Voglio essere il tuo figlio. Ma Modestino, questo è mio figlio, io lo devo vedere. Lei va a stare. Un anno, ma non è già. Buono andati. Buono, ecco. O vuoi che è fatto? Apposta la rabbia uno fami! Che ci sono i belli biscotti, guardate! E io perino! E io bucchino! Non dico donna Rosa, vado io! E cosa sta muovendo? Vado io, donna Rosa! Ora! Signor, dove andate? A vedere come sta mio figlio! Non dico niente! No, no! No, io devo andare, non esiste! Come sta mio figlio! Buono, bello biscotto c'è! Apposta la rabbia uno fami! Bella, tu sei qua sole, bianca più della luna. Modestino, dici? Ma quanto sei stunato. Io donna cosa così saccio cantare. Un anno hai mai figliozza. Vostra figliozza? Ma sono tu nel suo figlio, da bagnare. Non è che vino dottore? Un dottore può essere quello della porta, la finestra, sì. Non vuole portare. Ora, chi è il dottore è entrato da finestra. E che poi posso dire, donna cosa? Va bene. Donna cosa, scusate, pure dire una parola. Me ne andare a cucinare, con la parola. Donna cosa. Stato qui davanti a casa, tu hai visto andare, mi ha fatto una goccia d'acqua. E muovete, che se piglia tutte cose da bagno. Donna Rosa, ma pare che te già sento struscio. Bottonato. Vabbè, struscio.
Ma lo vuoi capire o no? È da bambino che sto succhiando veleno dal seno di mia madre. Ma quello che parla? Un Caruso si trasformò in uomo. Ma questo è mio figlio, solo mio! Modesti Rubella ci ha fatto sta guardia a ca, momento ci scappavo secondo genito e senza permessi mamma. Non mi preoccupare, donna Rossa, come vai? Se ne vuole andare, allora qua me ne vado io. No, dove vado? Vai? Basta, me ne vado. Non ci fare pigliare a frisco a sto Caruso. Aspettate come ne vado pure io. Tu invece ne vai, a ca e stare con me. Perché non me ne posso andare? Perché non te ne puoi andare a ca e stare con me, allora, aspettate per ca. Sì, e allora dici tu, siamo messi a toccare, vieni mia mamma, mi trovo a casa a Battine, ma sopra. Ci vuole sacco tu, mi ci curo da pesce. Modestino! Modestino, me lo subito toccato! Sono rovinato! Sono rovinato! Sono rovinato! In quanta rosa, sono rovinato! Ma chi ha? Ma come puoi rovinare la vita? Tu sono briato! Ma come è briato? Io non mi dico, ma sarà stia! Quanta rosa, tutto quello che mangio è salato! Ma che stai dicendo? Sì, quanta rosa! Tu sei imbriato! No, madonna mia, ma che fascista, madonna! Ma mia, ma fascista! Ma che stai dicendo? Ma mia, ma fascista una cosa del genere! Io che mi ho fatto un po' di... Ma che cucciari, che dici? Ma io, madonna mia, donna rosa, facciamo passare la madonna, vediamo se tu... Io la... Non ci metti a fatto lì, ma non ci metti a fatto lì! Sì, c'è la mantiva che ti vinti! Dai, ti chiamo se ne avvisce lì un giorno! Sì, disciari a... No, ma come puoi comparare, mamma, dai, anche tanto, mamma, che... Meno male, ringraziamo a Dio. De Cuccio ha preso Caruso però. Ma come ha preso Caruso? Ma donna rossa! Ma basta! Io non ce la faccio più in questa situazione. Io non ce la faccio più, io devo reagire. Io devo fare qualcosa. Finalmente. Sì, devo fare qualcosa. Finalmente. Non se ne può più. E che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Che domani ci scrivi una lettera a Viscu e me ne vai a questo paese. Chi sto facendo? E chi è sto io? E niente, visto un carretto che fici segno. E a me non mi piace quando fai tu segno tu carretto. Ma perché noi film non lo potevamo fare parrino? Giusto, siamo tutte cose. Ma benedetta donna, benedetta donna! Meno male che ogni tanto mi benedisci. E meno male. Meno male. Ma lo volete capire, secondo che io non posso fare niente, con le mani legate. Vogliono scrivere al vescovo! Al vescovo? Sì! Ma... hanno minacciato un'inchiesta! Un'inchiesta? Sì. Ma perché? Ma allora che tu chiedi visto come fa, come fare? Beh... Ma e chi è sto Beora? E niente, passo una pecora! E a me non mi piace quando faccio tu questo da pecora! Donna Rosa, insomma... chi sta dicendo che io... Lei... Chi sta dicendo che io... Ma io perché c'è contare i miei fatti a lei? Ho capito. Dicono che voi facete passare i ricchi per la cruna del lago e invece i poveretti facete camminare scout su per carbone ardente. Ma che cosa dite? E poi dicono che siete un parrino demurato da baronessa, è vero? Ma che cosa dite? Ma non dite scherzate, non sono scherzate. Dicono... che io invento miracoli, ecco quello. Mamma, e voi l'avete fatto? Beh. E ci donna capecura. Guarda quanto i cani. Diciamo che qualche volta l'ho fatto. Però sempre a fin di bene, per carità. Ora scudate per tutto chi giù dissi. Ma c'è donna rossa. Chi c'è, Don Santo? Non mi sento buono dopo. Chi sei, a debolista, non hai mangiato niente, ti da di uno. Guarda che mi sento io amici. Ma sei un po' da preparo a qualcosa da mangiare. Sì. E mi puntate meglio sta situazione. Sì, facete con due file. Ogni intanto voi confessate voi con mia. Sì, ora con voi, facete con due file pasta, per favore. Non mi sento proprio. Non mi sento buono. Sì, mi. Guarda. Roberto, non c'è nessuno. Siamo in anticipo, ve l'avevo detto io che siamo in anticipo. Don Santo, un momento.
Ora... c'è quella donna antipatica, ma non la sopporto, l'arca, suo stomaco. Pure io l'arca, pure io. Senti Roberto, il nostro destino comunque, caro Roberto, è quello di rimanere soli. Sì, sì, ma se qualcuno ci vedesse, non comprenderebbe quello che c'è tra di noi. E cosa c'è tra di noi? E cosa, c'è? Cosa c'è? C'è? 20 maledettissimi anni di età. Ecco cosa c'è. Ma io non alludevo a questa differenza di età, donna Bianca. Roberto, Roberto, parliamoci chiaro. Sì. Come dice il poeta? Come dice? Come dice D'Annunzio? Come? La carne è l'unico piacere della vita. Ah. E noi dobbiamo afferrarlo. Ma controllatevi, controllatevi. E tu non ti soffrirà. Io non... Ho interrotto qualcosa, forse? No, 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 stavamo qua discutendo. Ah. Niente, voglio dire che Don Santo è dentro che si sta mangiando un buccone. Ora bene. Cominciamo a salire? Sì, cominciamo sì, a salire. Sì, accomodatevi. Mettetevi in giardino, sì. Questa sta bella e fresca, e poi ho bevuto caffè. Oh, andiamo. Grazie, grazie. Sta provando una raffatura. Ora sono fresco, un buono. Buonasera! Oh, il nostro signor sindaco, che ci onora della sua presenza! Non mi chiedete di fare discorsi, Sono venuto qui solo per vedere i fuochi, non mi chiedete di fare discorsi! Ma good, vuole sentire! Celeste, cara, l'hai incontrato il tuo fidanzato? No, donna Bianca, ancora non l'ho visto. Donna Bianca, ancora questo donna Bianca, ma quand'è? Quand'è che mi chiamerai mamma? Ve l'ho detto, dopo sposata. Che combinazione, celeste, bianca, e ne fanno di tutti i colori. Capita, capita, del resto anche voi vi chiamate Rosa. E secondo me pungite pure buona. Donna bianca, i rosi non hanno spini, e pungi, a cui vi tocca. E a voi forse vi toccano spesso? Sì, sì, a me mi toccano a bucco cuore. E a me toccano i nervi. Guardate, donna bianca, una picche bromuro ogni tanto, ma la nonna fa. E chi è che vi tocca lo stomaco? Forse qualche peccatrice che conoscete? Qualche faccia rossa che si aggira per il paese. Meglio faccia rossa che faccia tosta. Faccia tosta, beh, non è che ce ne siano poi tante, una. Ci sono. E che se camuffano buoni. Io conosco solo signorine per bene, che si sposano con tanto di velo bianco, pulito e sacrosanto. Brava, e non sono fabbricanti di figli a tradimento. Donna bianca, i figli sono sempre razza e Dio, e se fanno in due. E per mia la carusa che decide se dice a suo figlio solo. Ma li chiudi certe signoronelle per bene, da sola di scappi fino per partire tu cappeggio. Ah, e facite mannare per da banna prima che sciogli la corona, quanto può fare su caffè. Oh, ma chi sta con curare? Mamma mia, non capisco. No, la tua aiuta, c'è tutti gli altri ne capisce, tutto era cominciato. Sindaco, sì? Voi che sapete così ben parlare. Un discorso? Ma quale discorso? Questi nervi che hai secondo voi? Ma Dio sente lo discorso. Dicevo, voi che sapete così ben parlare, non vi mancherà modo di dire a Don Santo che mi è venuto un forte mal di testa e me ne sono tornata a casa. Ah no, baronista, se ve ne andate lui che ne vanno a tutte, che vuole dire? No, questo è male. Perché la gente ci vuole vedere tutti uniti come ogni anno sul terrazzo a vedere i fuochi. I fuochi! E più fuoco di chi giocava e vince, vedere! Più fuoco di chi giocava e vince! Assessore, prego, salite in terrazzo. Cominciamo a salire? Sì, cominciate ad andare, la convinco io, non mi preoccupare. Va bene, speriamo che non tosse calma la andiamo, rete. Sì, andiamo. Bianca. In nome dei nostri antichi trascorsi. Acqua passata! Ah, ma non certo per colpa mia. Il mio sogno è che io sono morto e che voi mi portate dei fiori. Che sonno brutto! Ma c'è che siete innergati, è pure puntato! Fiori di carta, finti come il bene vostro, che non seccano mai come il bene mio. Sì, e due pario, de pizzo, de gozzo, de scuscio l'avevo a fare comunque. Vi ho convinta, Ebbene, siete un maledetto seduttore, sì, andiamo, su. Ora mi toccherà chiedere scusa alla baronessa.
Ah! Ma non vi pare che anch'io certe volte non ho voglia di dare... Ma bisogna reprimere certe impulsività! Non è così che funziona! Mi da scusare, don... Pace! Sogno rovinato! Che succede? Sogno rovinato! Ma che succede? Non posso parlare qui! Ma tu stai parlando? Ma tu non fai buci! Ma che succede? Pace! Sogno rovinato! Ma perché? Gonzalo! Che sogni in confessioni? Ma parla, c'è! Gonzalo! Che sogni in confessioni? Ma che succede? Io parla! Gonzalo! Sogni in confessioni? Sogni in confessione, parla! Perché se Luca vuoi sbumbagato con io? Sì! Ma che sì. Cosa dici? Gonzalo! Ma sogno, che succede? Sogno ruinato! Ma chi è? Gonzalo! Ma guarda c'è! Chi c'è? Guarda cosa mi puoi e capo chi? Ma un paiaio, la figlia da bambissimo! Camare! Amu! Amu, da sì! Che sgrazia! Ma un paiaio, camare! Ma una meccia! Ma come è ferita? Ma lo faccio la picchiaia davanti! No, la picchiaia ha sbattito il tuo muro! Tuo muro? Davanti, sì! Disgraziato, e poi chi era ubriaco? Ma quale ubriaco? C'era un minchia di atto! Adesso un po' più stesso così! Piglio, ma che? Lascio gli atto e piglia la figlia della baronessa! Ma perciò tu lascia sto atto e piglia sta figlia! Oh, gli atto la baronessa! Ma non è la mentira! Non è la mentira! Ma io l'ho vinto per tu, lampione, pappa di atto! E non ho vinto niente! Uso, usino che la faccio stare di lampi io! Ma è morto! No, la devo! No, 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 sì! Per chi faceva? Madonna mia! Madonna mia! Madonna mia! Ma che è muta? Ma la muta di ricchi senti buono, caro Gonzalo! Ma cosa succede? C'era un bitto, pure un pino! Ma cosa succede? Che assurda, vuoi? E quando muori? Che volete, fra un mese? E a po'! E a po' stai con i cieli! E allora vai in maduro! Oh, Gonzalo! Che fai? Aspettate! Che c'è? Aspettate, Gonzalo! Chi è? Si è morta la medicina! Ma come dici che era viva? Gonzalo, si è morta! Ma la sentisto o la senti? La senti, ma e allora non è morta! Ma la picca una picca di acqua e zucco! Quanto me lo vai con gli abbagli? Ma come se va a fare? Ma io ho domani la nove, ce le chiamannamo. Ma no, figlia, la mamma ce le chiamannamo. Signorina Madente, fatevi forza! Non è morta, donna Rosa, non è morta, ma non ci fanno stare zitta! Con l'occhiale sta perdendo. Teneteci lui, teneteci. Signorina Madente, mettiamola a casa Maseccia. Signorina Madente, piano piano, fatevi forza, signorina, fatevi forza. Pare sì, cama, pisa, eh? Pisa, pisa. Cadino, cadino, cadino. Tenete, tenete. Terra! Come ce le metti da sola? Terra la voi! Signorina Madente! Oh, cadimo! Oh, signorina Madente, mettetevi qua! Fatevi coraggio! Piano piano, una suffione, per Dio! Oh, signorina Madente! Prima voleva un puntino davanti! Vuole... No, puntava davanti, ma vuole! Davanti da vera, non signorina Madente! Fatevi coraggio, ma come ce le metti da... Oh, no! Ma c'è ragione, Modesta! Parla! Madre. Lucia Maria ha ragione, aveva sentito un buono. Signorina Madente, mi raccomando, donna Rosa, non dite niente a donna Bianca. Mi raccomando, non dite niente. Perché? Perché la voglio preparare io. Perché? Che può succedere? Perché ne so, un'emozione così forte le potrebbe fare male. Perché può perdere la voce di vita? Che mi sai, donna Rosa, ma lo scherzavo. Signorina Madente. Ma potesse pure morire. Donna Rosa, facciamo una cosa. Lo sapete che facciamo? Ora la porto di là, in camera da letto. Ce la facciamo? Sì. Signorina Madente. Fatevi coraggio, capite? Ma porto di là. Che scicce, la scicce. Mi raccomando, eh? Se sì. Viene donna Bianca, no. Non dite mezza parola. Acqua apritemi la porta, apritemi la porta. Signorina Madente, piano piano, non vi preoccupate. Ora, ora vi riprendete. Ora vi riprendete, piano piano. Secondo me la Madonna si fa confondere. Povera carossa, povera carossa. E non me l'avevi detto, non me l'avevi detto questo tuo scavolo. Vuoi l'acqua? Ah, ah, ora se lo vogliono tutte qua. Ma combino non laccio. Tanto c'è la pista che lava. E ci siamo intossicati fuochi pure quest'acqua. Non c'è sorta. Buonasera. Perdonate se c'è caso, ma siccome era fuori come la potete, giovi, e noi bagniamo e andiamo a riparare l'acqua. E ci metti, io mi sei gradato. Ma che ci posso fare io? Te pari. Che fare? Te pari, tia. Buon uomo. Andiamo a certa situazione. Buon uomo, voi che venite da fuori, per caso avete visto mio figlio Andrea? Perché chi più è delegato, un bastone di brizza d'acqua e gli corre un rischio, ma se piglia una pneumonia. Ma oh, dottore? Sì, sì. Ora era fuori, sotto l'acqua, si cercava la maestrina. Ma... Con chi? La maestrina. Non mi dice che non è vero! Vero? Ci veste cara non sentire, è una calunnia! Sono sicura che è una calunnia! Ditemi che non è vero, ditemi che
ma davvero? Oddio, ma come fare? Aiutatemi, mi ciuccari a me. Sottato, sottato. Amici, aiutatemi. Ma come fare? Il mio cuore, quale cuore? Io qui adesso ho un figo d'India pieno di spine. Dona Bianca, vedi la focatina, buon gruppo. Ah, ma come fare? Come fare? Quando è? Quando è che potrò liberarmi di quella rispettabile signorina? Signorina all'anagrafe, perché chi dà a mio figlio? Chi è vostro nipote? E io non lo voglio sapere! Non mi interessa, per noi quel bambino non esiste! Oh, oddio, amici. Buonasera! Buonasera! Aiutami! Ma Princina! Un giorno che sto mi ammazza, che sto! E quando, vai! Ma dico, non mi bastava già crucita, già figlia muta! Puro Cristo, una croce imprestata! E voi? Questa disgrazia che avete vi comportate così? Eh? Voi che siete una femmina di chiesa? Eh? Perché non ci domandate un po' da Madonna qua, davanti a tutti i vostri amici? Avanti, domandate come no, chiamami Don Santo, che sape, fa un miracolo di soldi. No, non c'è bisogno di Don Santo, a Madonna ci levi da fare un voto. Promettiteci che se ci fa tornare a voce a vostra figlia, ma dite, voi ci facete dare un cognome a Scugaruso e facete maritare a Maescina. Avanti, promettiteci io. Ma chi è? Non l'ha avuto coraggio, è vero? Caia Madonna! Ah, no, non hai coraggio! Ma pare di no! E va bene, promettiamoci la Madonna, avanti, avanti, vediamo che succede. Madonna mia, fate tornare la voce a mia figlia Matilde e io farò sposare la maestrina e farò dare il nome al bambino. Ah, sono contenta! Brava, brava baronessa! Ah! Donna Bianca! Ah, Don Santo, non sì! Donna Bianca carissima! Non sapete che cuore sta male! No. Non sapete che mi è successo! Ma no, Donna Bianca, no! Che no. Ma che cosa dite? No! Ho per voi invece una bellissima notizia! Che bellissima. Sì, voi state tranquilla! Che notizia? Una notizia! No, se non mi scanto, non mi piace, mi sorprende! Dovete stare tranquilla, sorella! Oh, tranquilla! State tranquilla, aspettate un attimino! Ma è bellissima! Bella! E che poi? Aspettate! No, un attimino solo, aspettate. Ha detto bellissima. Ma che sarà? Ma c'è mi scatto. Signorina Matisse. Mamma! Bravo! Bravo! Maria! Viva Maria! Il miracolo è avvenuto! Viva Maria! Miracolo! Miracolo! Viva Maria! Miracolo! Ma tu una cosa? Ma quale miracolo? Ma che miracolo? Ma che succede? Don Santo, avete ragione. Ogni tanto, a fin de bene, un miracolo si può sempre inventare. Cara Changi Menescia, ti scrivo questa seconda lettera anonima perché sono un'amica fidata che ti vuole bene. Faccio succedere l'ira di Dio, la guerra universale, faccio correre i carabinieri. Mazza, onde sì? Oh, a me non mi sono salutato. Sì, sì, buongiorno, chiamare a Don Santo. Don Santo non c'è, e pannare per su chi sta morendo, Ciccina Saura. Sì, ma chiamate a Don Santo perché... Oh, no, non abbiamo. Datemi aiuto. Aspettate. Poi ce ne passare la fronte. Chiamata a Don Santo perché Donna Bianca ha scritto al cugino Vesco e può provare da un momento all'altro. Ma che bene a dire la missa di ringraziamento. No, ma quale missa di ringraziamento? Viene a fare un'inchiesta. Chiamata a Don Santo e poi ci dice premura. Sì, ora Don Santo ci dice a Ciccina, spicci d'amore che hai può fare. Donna Rosa, non scherziamo che cose serie. E non faceva papà quando non pagava la tassa. Qui è chiaro, non c'è stato nessun miracolo della Madonna e la baronessa si sente male. Io non so che succede io. E che stamattina come mi alzai tu letto, non so, sciupagai, non pastorai tappeto. Fatto sta,
che mi stava rompendo una gamba. Ma perché aveva notato la cera al pavimento? Non vi scantate. Ma perché si scanta per qualche cosa? Donna Rosa, la baronessa è molto suggestionabile. E poi, non volessimo sapere, scrivi sta liccia nonna, ma... Sì, va bene. Chi su saria come ciccare una con il pagliaio? E ciò, noi siamo 1000, dopo i 2000 sono analfabeti. Ma ci sono sempre di 1000 che sanno leggere e scrivere. Ma perché? C'è scritto, c'è scritto. Cara Gianci Menescia. Gesù, Gesù! Voi dite figliole, non c'è nessun mondo né crianza. Hai ricevuto una grande grazia della Madonna che ha fatto venire la voce a tua figlia. Ora mantieni la promessa che hai fatto, se no passerai un cofono di guai. Ma... Guarda, una donna fece un voto alla Madonna e non lo mantenne. Ebbene, dopo poco tempo si dovette comprare una stampella perché si paralizzò una gamba. Mamma mia! Ma dal mare, ma che vogliamo credere a queste cose? No, no, guardate, io sono ignorante, ma a sti cose ci crede come? Dopo un altro poco buttò via la stampella. E che figli, ci passa per tutte cose? Ma si comprò una seggia a rotelle perché si paralizzò pure un'altra gamba. Oh, perciò grandissima eccetera eccetera, il resto lo leggo. Paga il tuo debito alla Madonna e pensa ai tuoi anni. Madonna mia, gli agli tutti carne pezzicate, sì. Donna Rosa, ma quale avuto, ma quale pezzicare, qui è tutto chiaro. La signorina Matilde, investita per la seconda volta da una macchina. Sindaco, scendiamo, io non è un momento di discorso. Io sto morendo! Oh, non è che mi facete morire qua! A mamma morire a buccavetta, io mi pressiono! Casa va a pigliare a scuola! Donna Bianca, ma ogni volta che parlo voi mi zittite e devo parlare a telegramma! Donna Rosa, la signorina Matilde ha riavuto la voce per vie naturali e ne ha perfettamente coscienza! È vero? Credo! Che vuole dire credo? Oh, che vuole dire credo? Ma... Ne sei sicura? Ma vuoi d'amore un po' dallo suscitore? Sì o no? Sì. Purtroppo non ricorda di che macchina si trattasse e chi la guidasse. Era bianca, era nera, era rossa, era verde, era blu, era gialla. Ma parla! Oh. Pare che da quando ha pavuci è più muta. Donna Bianca, volete vedere che se a Madonna se stare della una grazia? Signora Madonna, se ne della grazia, ma volete venire, donna Rosa? Possono succedere sti cose. Matilde, senti Matilde. Tu lo capisci che qua stiamo facendo tutto per il bene di tuo fratello? Sì o no? Sei d'accordo? Ma io! Ma tu cosa? Parla! No, non sono d'accordo! No, non sono d'accordo! Statta muta, sconchiuduta! Giusta la lingua, vai da bucci! State attento, donna Bianca, a chi tu che decidi. Non mi ci sunnice la petti, passa l'angelo e dici amen! Donna Rosa, guarda, mi ha cercato pure l'angelo, la prendiamo questi pagliacciati! Ah, se a me non io potesse sapere, se a me non potesse sapere che fuggio disgraziato che sta mentivo sotto, me lo passo un pizzo sopra lo stomaco. O primo consumare, ma chisto come minimo mannasse in galera, ma che potti essere qua sotto i mossa, avanti a botta, ma che potti essere mai, ma che fu? Modestino. Fuglio. No, no! Non la faccio niente! Ma io non ti dici, non devi ti chiamare! Ma ora sì, non la faccio niente, va! Buonasera! Io non la faccio niente, va! Ma chi si avesse stato io? Per la vista di... Ma adesso non vuoi che ci sia una saura morio? Dai, che ne fa paniare! E Don Santo va a piacere, io già, che veniva a piacere a Don Santo! Dai, già sì! Tornando al discorso così, ma baronessa, se avessi stato io, perlomeno mai andato, non mi dico una medaglia d'oro, ma almeno d'argento, chi ci fece tornare a buccia a vostra figlia. Sì, ecco. La medaglia, alla memoria la dava baronessa, perché ti faceva morire prima. Come mini, ma guarda già che ci vuole. Va bene, però io non faccio niente, baronessa. Guardate, ci domani una cosa, non ci pulisse che era un beccherino, un uomo, una nottata che hai picchiato fisco, più che un beccherino ha che cosa da mangiare, niente c'è. Niente c'è, ma ora come se andava a parrista c'è faro mangiare locale, chi tu avanza? Tu non gli affia. Pugnici la modestina, capiva che sei una urtata, spatti io, mo ti fa, pigliai il fritto stanotte avanti a nero, c'ha sento e spatti ma andare a mangiare di casa. Ah, modestino, comodo, buono, bugista.
a mia come fici fare, signora mia, io mi avevo maritato una bella mogliere che mi faceva un bel mangiareggio, ma con un tavoletto che non so la fresca, d'estate stavamo più là, non mi hanno avvicinato, c'è più freddo, anni, ha combattuto con tutti questi dieci, ma come fici fare, mia, mamma, per farci usare strada, come fici fare? Lo stesso da solo da prete? Sì, lo stesso, lo stesso, va, come fici fare a mia, veramente? Ma perché? Perché io non mi posso maritare, ma non è a che fare che mascoli, invece mi capolasse tu. E che pure da fare? Che parla di che vuoi la mogliere? Che chi da quando si svegliava la mattina veniva a Dio questa faccia di presepio e poi sconfatto si girava dall'altro lato. Ma la rosa, ma tanto tempo su! Ah, ma sei, ma sento che sono e non parlare più! Ma sono un salutato che aspettare a tozzare! Ma pare che sparaggi! Va bene, ma si è toccato! Ma la signorina, che fa non parla più? Si sente buona! Come? E non parla più! Ma dite! Matilde, ti senti bene? Matilde! Matilde! Omas! Matilde! Matilde! Ma che fai? Non parli più! Alza questa testa! Matilde, non parla più! Ma chi è? San Paolo, la usa male! Ma che hai gli occhi rossi, che fai? Piangi! Matilde! Oggi Celeste, non parla più! Calma, calma! Non ci stanno tutti sopra! Calma! Ora, signorina Matilde, la fa sentire la sua voce, è vero? È vero, signorina Matilde? Avanti. Mamma! Oh. Io non è che non posso parlare, io non voglio parlare! Mi viene da piangere! Oh, sentite, eh? Io non voglio sapere niente, ma ne vai con che dama e mi dico due preghieri. Che preghiere va a dire questa? Ma che preghiera va a dire? Ma la calcolate, parla ma che non calcolo, io mi scanto, scusate che preghiera va a dire? No, ma è una calcolata. L'eterno riposo dona le signore. Scusate. Ma Ida, piglio con buono, dopo che mi fai pigliare, sta sotto. La mi sta pigliare a scoppo, li hanno giù chi? Matilde, Matilde, ma tu lo capisci, ti ripeto che stiamo facendo tutto per il bene di tuo fratello. A me a volte sembra che tu parteggi per quella, Bandinetta! Non la nominare, per me non ha nome, non la nominare, è l'innominabile, per me sarà sempre, e sarà sempre, in è stata in passato e sarà in futuro, sempre la signorina Ghiggia. Ma la signorina Ghiggia ha un bambino! Che non ci interessa, ma chi se ne frega, non è cosa che ci riguardi! Oh, vedete come ci sciogliva la lingua, signorina Matilde? Ave Maria. Io l'ho capito. Qua sta il fatto. Forse doveva avere un bambino pure io, allora sì. Ma facciamo un altro costale Pompei. Ma Celeste Sellitti il bambino non ce l'ha? Poveretta, e non si può fare un presepio a Natale. Celeste Sellitti si sposa col velo bianco e con la palma, come ben sai. Però in determinate occasioni anche un velo bianco può macchiare. Ma che voglio dire? Che vuoi dire? Niente, vado a prendere una boccata d'olio. E vai, vai, e vai, meglio me ne vai, anziché me stai qua a parlare a scuocere falato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Oh, ma male mi sento, mi stai no, sentendo Bianca. Male. Ugor, ugor, me lascia. Male, 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 mi sento, moro. Moro, 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 pigliate l'olio, l'olio, ho bisogno dell'olio. Ve la cedo piuttosto. Sì, e facciamo una bella insalata. No, che aceto, l'olio santo, sto morendo. Oh, chi sta morendo? E chi sta sacramenti? Oh, mamma mia, quanto va a pigliare a scuola? Chi sacramenti? Ma mia figlia, baronessa, quella lettera enorme mi ha turbata. Mannaggia il diavolo, la sua coda e le sue corna. Sto morendo! Sei buona buona! E non scherzare, sempre scucchiuduto, sì! C'è ancora la vita, sì, no! E non è centinaia di buona! Io campo super buona, a mezza buona! Oh, ma buona sì. Mai, attenzione! Alziamo a tuo Dio! Alluda, il bestiame che commercia, sia chiaro, ma non è che la buona... Sì, vacca, capro, poi! Capisco, caro... Capito, capito. Ma a proposito, quando potrai, come si dice? Non dovete dire voi che venite da fuori! Buongiorno a tutti. Avvocato, avvocato, non sapete cosa mi succede. Sono una madre infelice e prostrata. Qual
Prospero? Sì. Come chiama Prospero? Sarà di più di sua figlia. Ma ho capito. Ma che novità ci sono? Che novità mi dà? Che novità afflitta? Vi dico io le novità. Sente. C'è un paese sotto sopra. Perché i cristiani cercano, si fanno mestere di macchine, ma si fanno rompere i rami. Ma papà è una cosa normale. No, ma un motivo, guarda. Non sapete che c'è un maestro di ricotta? A suo paciatello dice, mi faria ammettere e mi faria aggiustare lo sciamma. Dicono voi se questa è una cosa normale. Boh. Ah, questo cosa dici? Sapete quando vedi? Donna Bianca gli ha scritto, dovrebbe arrivare, eh? Ma lo sapete bene. Speriamo, a proposito di Donna Bianca, cosa mi dà come tempo da fuori? Ma qualche figlio che mi ha fino in braccetta. Passiamo uno fisco, tutto all'albori. Nerone! È Nerone che ha ucciso sua madre, sì, vero? Lui mi ucciderà un giorno di questi! Ma lui, Pascal, non lo devo... Ma quando mai? Ma se che non volevo da dire? È muto, non posso mai parlare. E allora sapete che vi dico, visto che non volete mai farlo, ma non vai, così può portare tutti i notizie freschi. Maria, andiamo dentro. Ma saluto. Meglio. Donna Bianca, io non capisco perché vedete tanto tempo a discutere quando l'inganno e la beffa sono così evidenti. Ma non avete sentito l'assessore? Noi siamo in una situazione difficile. Noi siamo portatori di luce in un mondo di ciechi. Noi sì, siamo... Sindaco! Insomma, la gente è convinta del miracolo. Che ci diceva signor Antoni? Che Donna Bianca ha fatto la promessa alla Madonna, ha ottenuto la grazia e non mantiene il voto. Ma lo sanno tutti che la signorina Matilde è stata investita ed è per questo e solo per questo che ha riavuto la voce. E che risolve? Quelle sapete cosa dicono? Che Madonna fece succedere l'incidente ma ci fa tornare a bucia signorina. E per me sempre un permesso del signore. Vero, vero. Ma scusate, cari amici, in qualità di avvocato vi forcio una semplice domanda. Come fu formulato il voto che fece Donna Bianca? Voi eravate tutti presenti. Ha per caso detto farò sposare la maestrina con mio figlio Andrea? Niente affatto. No. Disse solo farò sposare la maestrina. Oh, non... Aspettate un momento, non scherziamo che cosa seria? Aspettate un momento voi. Disse farò dare nome al bambino. Quindi a sto punto basterà trovare questi quattro montanari. Un babà suonato, un marito consenziente, ci dà ma che picche sotto, un dutamo, il voto viene mantenuto, il miracolo non è negato, e apparisce tra luci e fino. A che banda pare? Eh? Ma vuoi vedere che sto sciobacchino avete più lunghe mie? Donna Bianca, io non sono d'accordo con la soluzione dell'avvocato. Ah, signor sindaco, io non ho la soluzione. E voi dici sempre, non sogno d'accordo, non sogno d'accordo. Ma insomma, ma che volete? Cioè, se può sapere, eh? Un vescovo, ci vuole il vescovo. E a che c'entra sto vescovo? Forse una... devo fare a cresima. Un'autorità superiore che sconfessi l'operato di Don Santo. Ubi maior minor cessat. Ma che dia lì a tuo padre? Ma che ne saccio, no destino, che ne saccio. Ma è un dialetto che se sapesse parlare pure io, inchissima la parola a tutti. E no, no, io invece sono d'accordissimo con la proposta dell'avvocato. Poi io, d'altronde, a questa maestrina, io andodo di tutto, eh? Io ci indodo qualsiasi cosa. Ah, io pure in campagna, una casicetta è mezza sderrubata, ma una volta che si giusta è una bomboniera. Ci dugno pure a casicetta in campagna. Ma che vuole più su montanaro questa marita? Alla fine non è detto che debba essere per forza un minorato, può essere uno... Ma infatti, può essere un mezzo babbasunazzo, come a Modestino, come fanno fare, eh? Come Modestino? Modestino, sì! In fondo, è un gran simpaticone! E poi grazie, quando... Paolissimo. E poi quando ha un montanaro di visto, tu veste buono, un pubi, o pare con vestito da domenica, ma fa, so schifiosa figura! E poi, come si dice... Vesto baroni! Vesto i puni! Che baroni! Baroni! Scusate! Guarda cosa! A quando è qua mi chiamo da buona! E guarda Bianca, scusate! Adesso ma quando ammonterebbe a questa dote? Quanto? Ora io che ne so, cos'è il piedi? Come faccio a quantificarla? Ma ho detto una buona dote e sarà un'ottima dote! No, perché io sogno un semplice sarastano, non sogno Modestino! Una
Rosa! Non voglio parlare! Non posso maradare! Io mi posso maradare! È un po' mio! A tutto là! A quando quattro vogliamo maradare! Ma ti nabucare! Ma ti nabucare che hai donne spalaggi! Bravo Cristiano, ma scimunito! Ma voi pensate che quella maestrina possa accettare? Perché a me non è sembrato un tipo così tanto cerevole. Ma scusate, signor sindaco, se non accetta a noi, cosa frega? Noi il nostro dovere l'abbiamo fatto. Ci laviamo le mani con la Ponzio Pilato e finisce là. Avvocato, voi siete un genio e so. Me dare una baciata. Il dovere fortissimo, l'altro è viva Maria, viva Maria, viva Maria, viva Maria, viva Maria, che non fa fare, non mantenere i malati, e viva Maria, viva Maria, l'avete sfondato. È l'artrosi, è la vostra maledetta artrosi. No, non ci credo, io mi scanto. Ma questo è fanatismo, questa è pazzia. Mamma, noi abbiamo ragione, perché Andrea è stato circuito, raggirato da quella maestrina. Ragioni hai, ragioni. Perché io come cresci a sto caruso, come cresci? Con l'uvitto frisco di giornata, un pane tagliato a floncino mi ci bagnava già, un biscotto ne aggiuttato, lattuzzo, così io cresci. E ora, ora viene Lucrezia Borgia, e sofferra, e muviglia. Che brutta razza che si dicesse voi di mamme, eh? Fosse capaci che se vostro figlio venne occupato che ci desse una cosa da qualcuno, non dici, ma figlio, chi è una perla di cristiano, chi è un figlio delinquente che ci desse una panzata sopra un dente e occupare a mia figlio. Donna Rosa, noi ci sentiamo la coscienza perfettamente a posto, pulita con un panno di bucato. Ah, io? Ci vorresti fare a cui dico io una faccia tanta! Oh, il braccio! Viva Maria, viva Maria, viva Maria! E non volevi la dire? Andrea, ma pare che sta cosa sta pigliando bene. No, lo sta pigliando. Ma pare che sì. Facci di donna. Lo sogno qua, o papà a Roma e ho visto in tasso villa. Ma metti il ruolo, sì, è incazzato nero. Cerca donna bianca. Incazzano, pure io si incazzo. Ma che dite, i vescovi si inalberano, non si incazzano. Andiamo, aiutatemi, andiamo, che mi aspetta a ta villa. No, non di sto lato che mi danno un braccio. Di qua, avvocato, di qua. Vai, vai, alleggio. Vai, vai, andiamo. Donna Bianca, non abbiate paura per le minacce di certe civette. La Madonna non manda guai a nessuno. E viva Maria! E viva Maria! E viva Maria! Questi sono gli occhi! E viva Maria! Ma intanto sta Luano vescovo, e ci vola qualcuno che avvisa Don Santo. E come ma fare? Modestino! 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 Non c'è siti! Non c'è siti! Ma... muoviti, muoviti! Ma... figliozza! Chi hai? Casi? Questa faccetta, chi c'è? Ho visto tutta quella gente nel giardino e sono entrata. Ma luce mia, ma chi hai? Non ti scantare! Io, donna Rosa, non ce la faccio più. Io ormai mi sento come una foglia caduta. Vado dove mi porta il vento. Non ti scantare, babba. Scantare, chi di niente da farlo. Caccio sul mio uovo, zia. Non ti scantare. Salutato Gesù Cristo, donna Rosa. Sempre salutato. Sempre salutato. Don Santo, vino no. Come si chiamano? Tutti chi ti dà circonballazioni. Sì, usaccio. Ma quale circonballazione pure voi? Dell'associazione. Sì, sì, ti faccio un pannavanetto. E usaccio. Sentite, ma dici che c'è un sinnoco, sta la donna bianca, sta venendo un sinnoco. Un ma donna Rosa, pure voi, mi facete quattro la testa, usaccio. Pure qui, usaccio, mi pigliare un cocci caffè e mi una rinfrescata perché passammo una nottata d'inferno da una povera anima di Dio. Avete ragione. Ah, signorina, da, sta morendo, ma ancora pania. È in agonia. Facciamo un cocci caffè. Sta sedendo. Aspetta dopo, che ora vengo? C'è un maggio, non tu Propria, che nottata, sì. Ma
Ma Alessino, ma stai andando a una festa? Ah, oggi siamo tutti in festa, il paese è in festa per l'arrivo del nostro vescovo. E io Maccattai, ho messo questa bella giacca e Maccattai arriva quota che andai in pellegrinaggio lunare, oggi la Madonna lunare, e ma chi? Guarda che bella giacca. Ma che c'è? Perché mi guardi? No, lo sa che più vuol dire. Da quando venite da baronista mi ha calunniato che sono un bell'uomo. Ma è mica una calunnia questa! Anzi, io penso che quando eravate giovane dovevate essere proprio un bell'uomo. E perché guarda questo mi sotto male? Ah, diciamo che siete un uomo di mezza età. Ho capito, ora puoi spiegare. Sì. Ma guarda, ma che partito sto Caruso? Come si chiama? Lorenzo. Ma devi vite sempre capito. Lorenzo. Fa l'onomastico il 10 di agosto la notte delle stelle cadenti. Promossa Ninetta, promossa. Per questo l'ho chiamato così. Sì. Signorina Ninè. Signorina Ninè. Ma ve la posso dire una cosa in confidenza? Parla. Voi sapete cosa ho sempre visto in voi? Ah. Un padre e in Donna Rosa una madre. Del bambino? No, padre mio, se no questo l'avrei detto nonno. No, non c'è niente di bianca. Non c'è niente di bianca, va bene. Oh, dunque, come dicevo prima, signorina Ninetta, sì, che volevo dire? Signorina Ninetta, sì. Che volevo dire? Non solo la Gina Ninetta fa buon brodo, anche gli altri combinano qualche cosa. Ma a cosa volete alludere? Ma pare che non ha capito. Ma con ambulite capito. Oh, va bene. Oh, signorina Ninetta, vi accomodate che volevo parlare con voi. Accomodate. Lo sapete perché io non mi sono sposato? No. Perché avevo fatto un voto alla Madonna che mi dovevo sposare con una ragazza madre. Ma che bella cosa! E che vi ho detto di no? Meglio me la cinque umana. Perché niente, la mamma dice che la mia mamma. Lasciamo stare, va. Lasciamo stare, signorina Ninè. Lasciamo, non ci provai, ma. Ma pare che non è destino. Mi sembra che non è destino. E va bene, signorina Ninetta, che vogliamo fare? Siamo qua. Eh sì. Sì, siamo qua. Andrea! Non ne parliamo più. Sì, non ne parliamo. Palestino? Chi c'è? Mi dispiace? Che cosa? Sei il bambino. Ah, un bambino. Vai, vai col nonno, vai. Ma se sto voi, mi feste più lavorare. Ma il bambino. Ma, vedi. Ora che come io. Palestino, lo schiaffo. Salutiamo, spatti e balliare, molti fanno. Ma non si addormenta? No, non piglia sonno. Aspettate, aspettate. Provate con questo. Con che cosa? Qua, con il latte. Ah, il latte? Sì. Ah, perfetto. Ah, il latte. Ah, il latte. Ma non è mica un uovo a mio capo. Colinetta, Ninetta. Buona, giusto. Mamma, è sempre più ostinata. Era una pietra, è diventata di ferro. Oh. Andrea, tua madre è di ferro, ma tu sei di paglia. Ninetta, ma mi disprezzi fino a questo punto? Andrea, ti disprezzo. Scuso, sì, vi scuso. Ma voi non dovevate rispondere in quel modo alla baronessa. Dopotutto, questa è la casa di un sacerdote. Questa era la casa di un sacerdote. Ora è diventata un covo per fidanzati. Padre, scusate, non stavamo facendo niente di che. Sì, vi scuso. Stavamo pasturando. Sì, vi scuso pure a voi. A tutti scuso io. Già l'ho detto prima. Poi voglio vedere chi scusa me, però. Ma qualcuno la scuserà un giorno. Dov'è il destino? Ma che stai facendo? Balì. Perché lo vuoi dire? Ma come sto venendo qui, scuola per preparare la chiesa, per sistemare tutte cose e tu ti metti a balliare. Ma le parlo con me? Non sa! Voi pensavo mi scuola per il tuo piccerino. Ma sta mangiando? Sì, ha una fame di un bacciotto. Ma no, ma da voi muoveli che voglio sistemare il gabbano. Non sa, tu caso il mio balì. Io me ne devo andare. Quando mi danno, non lo visto? Esatto. No, e c'è da dire, mi aspetta che ho per fare una domanda. Che ma succede? Sentite una cosa, secondo lei si può avere un'antipatia per la propria madre? Ma che cosa dici, figlio mio? Lascia che ti spieghi, io mi ricordo di te quando eri piccolo e sentivi la messa. Sì. Tu stai succhiando veleno come se fosse miele. Non succhiare, figlio mio, non succhiare. Sì, a volte da te. Però ora mi dà fiele amaro. E tu non succhiare, figlio mio, non succhiare. E diavola, oh. Padre, guardi, io non ce la faccio più. Va a finire che qualche giorno me ne vado da questo paese dove e non torno più.
oppure io qualche giorno faccio qualche sciocchezza, faccio qualche sproposito. Ma che cosa dici, figlio mio? Ma non lo dire neanche per scherzo, ma dove vai? Quando l'anima inquieta, all'occhio di Dio ti segue ovunque. Tu non succhiare, figlio mio, non succhiare! Maria, adusso. Adusso, l'occhio, stanotte per raffreddare, una saura. Un e con i raffreddori vi siete presi mio figlio? E perché voi tu mandaste? Ma è una giornata. Incosciente. Pure affruttuto, figlio Caruso. Ah! E a chi stio io ringraziamento? Ah, però ho mangiato, ah! Sì, e è peggio della sucarola! Mamma mia, cucciolino, mamma mia! Ma c'è camono mondo, sistema che si attrabbaglia! Forza! Dozza! Io non sogno fatti ferro, non sogno un fagino, io sogno un semplice sarestare! E mi stendi chiari amma che sogno un dolorato! Che? E ha una nottata che sogno a gente! E perché io vorrei? E poi si trova, io non sogno sarestare! E con questo? Voi fate il compito del prete e io chiedo tu sarestare! Ora sapete che faccio, ma non voglio perdere il bagno. Oh, no, va. Forza, voglio dire una cosa. Scusate la porticina che spagna. Oh, e io farò un puntino. Ma c'è come dopo l'uovo, ma se stiamo mai chiesti. Ma come siete pazzi, questi? Voi due, andate a tubare in un altro posto, per carità. Non potevamo stare in una sedicima del carro. Mamma mia. Ma dai, cucce. E che fanno? Ma che... Dico, che fate vestita di festa? Oggi mi dovete nascondere qualcosa che siete tutti vestiti a festa. Ma cos'è successo? Non succedevo niente. Succedevo solo che io me ne vaio. Ma dico io, Madonna Rosa, io vi ho solo rimproverato per una certa impulsività. Non esagerate, dai! Non posso restare per ragioni di salute. E domani ci faccio mandare un certificato medico. Tutto. Con su scritto... Questa donna sta affando le pietre nel fegato. Madonna Rosa, che siete esagerata. Levatemi questo cappello, per favore, ne parliamo in un altro momento. Sta venendo il vescovo, io me ne devo andare. Don Santo, visto, scusate, sapete che sono i figli pece di io, non ci posso stare. Te la faccio a certa gente. Ma un cudugno e mi avevo molto fiduto. Madonna Rosa, ma dico, ma levatemi questo cappello, fatelo. Per l'anima dei morti, per favore! Oh, ora dobbiamo accogliere il vescovo! Don Santo, io sono io credente, esatto. Ma ho fatto tu per uno, non fa per mia. Perché quando vedo certe gente fare malazione, mi venissi niente, mi ci sogno tanto di dicao città culo e mi ci dico tiè! E adesso porgi l'altra natica che te ne sogno ancora! Ma che cosa dite, donna Rosa? Levatevi questo cappello e posate questa valigia, per favore! E va bene, mulevo. Parliamo in un altro momento, parliamo. No, supporto meglio un cofano di figa sulla testa che ascoltavo i cappelli. Esatto, levate questa valigia qua, che è in mezzo alla stanza. Stavo da poco d'uno, don Tom. Avete ragione. Sta venendo il vescovo. Il vescovo sta venendo, facciamo una piccola pulizia qua, veramente c'è confusione. E voi due vi ho detto, andate a tubare in un altro posto, che sta venendo vostra madre, dottore, ma che volete fare succedere qui? Mia madre. Esatto. E io l'affronto. Ma che affrontate voi? Io, padre, sono stanco di avere sempre sto pensiero, mia mamma, mia mamma, mia mamma. Ma basta, io l'affronto. Ma non dite cose. Noi adesso affrontiamo insieme. Bravo. O con Ninetta o con nessuno. Qua il dilemma ha due corna. Ma che cosa dite? Stanno al nuovesco e c'è Borosino che è a Baronissa. Ecco, mamma, a Baronissa, mia mamma, Ninetta, noi che ce ne andiamo. Ma non la dovevi affrontare. E che affrontiamo? Canta casa tu parlino. Esatto. E non affrontiamo a casa, mamma. Andate, per favore. Io non ho un bambino, io ho due bambini. Due, fatti. Due, fatti. Vieni, 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 vieni. Ecco qua, è arrivato il bello. Prego, accomodatevi, eccellenza. Pace, pace e bene a questa casa. Pace a voi, eccellenza, noi forse non la meritiamo. Accomodatevi, eccellenza. Don Santo, vi chiamate così, vero? Sì, eccellenza, Don Santo, accomodatevi, per carità, baronessa, accomodatevi. Grazie, grazie, grazie. Accomodatevi. La pace è un albero che fiorisce meglio nei campi dove c'è la guerra. Voi tutti sapete quale situazione di disagio mi ha fatto sentire il dovere di essere qui. Lo sappiamo, eccellenza, lo sappiamo. Per prima cosa voglio muovere un asprissimo rimprovero a Donna Bianca e a suo figlio,
Ma eccellenza, veramente... Cugina, cara cugina, vostro figlio ha commesso un'azione indegna, un peccato grave, ma cosa dico? Gravissimo! Guarda, guarda, sta pigliando parte della netta. La povera e tenera pecorella è capitata in un branco di lupi. Come ci sta cantando? Il Signore abbi pietà di lei, come io l'accolgo nel mio cuore paterno. Eccellenza, ma noi... Silenzio, per favore, silenzio! Avvocato, chi è? Figli di chi sta? Ma eccellenza, se ho sbagliato, veramente, io ti chiedo umilmente perdono. Non è a me che dovete chiedere il perdono. Il perdono è di Dio. Sono veramente indignato. Ah, chi sì che sono parrina per davvero? Ma eccellenza, permettetemi di insistere, di baciarvi la mano. Lasciate, lasciate, oh, donna Bianca, lasciate. Oh, vi dispenso dal baciarmi la mano. Un dolore fortissimo. Mi ha preso un dolore fortissimo, mi incriccai. Donna Bianca, piano. Oh. Io sono il sindaco di questo povero paese, eccellenza, Vittorio Scardacchione. Sì, sì, lo so. È la terza volta che me lo dite, lo so. Credevo che in così tanta baraonda non avevate sentito. Piuttosto, signor sindaco, ho visto girando che ci sono tutte le strade piene di buche. Esatto. E per salire quassù mi è venuto il mal di macchina. È vero. Eccellenza, è da anni che mi batto per questo spinoso problema. Non ci danno i soldi, e io faccio tanto per questo paese. Però quest'anno volevo organizzare dei fastosi festeggiamenti con bande e luminarie, sì, dei festeggiamenti per il miracolo, che come credo di capire voglio mettere. Ma cosa dite? Ma chi ha parlato di miracolo? Qui non c'è stato nessun miracolo. Niente nella improvvisa guarigione di Matilde giustifica l'uso della parola miracolo. Ma eccellenza, ma allora io sono dispensata dal voto fatto alla Vergine. Certo, certamente. Oh, che Dio ti benedica. Oh, ma io non ci sto capendo in mente, ma sta cangiando i carti in tavola. Sarebbe dovere di vostro figlio, donna Bianca, di condurre all'altare quella povera ragazza che ha violato. Ah, chi studia, Dio? Ma ognuno è libero di sedersi sulla botola dell'inferno. Noi possiamo deplorare, possiamo pregare, possiamo piangere per loro, però non possiamo condizionare le loro scelte con delle bugie, per non dire con delle frodi. Ma se voi, come mi avete promesso, donna Bianca, volete propiziare questo matrimonio di riparazione per questa povera ragazza, sarebbe un atto degno del vostro nome, di voi e della vostra famiglia. Però ricordatevi bene, non siete obbligata a farlo. Ma io non ci stai capendo più niente. Fa scassa e conza, fa un colpo di cicco e un colpo di impagno. Dico, siete d'accordo? Ma secondo voi ci Don Santo, sto ripetendo, siete d'accordo? E sono d'accordo, eccellenza, sono d'accordo. Sia fatta la volontà di Dio. Qui non c'è stato nessun miracolo. Per verità di giustizia, però io devo dire la verità, come stanno le cose. L'avvicinamento di vostro figlio da Torino a Messina non è accaduto per miracolo, ma perché per l'interessamento di Don Santo presso un caritatevole e influente prelato.
poco? No, signore. Io avevo bisogno di soldi, ci dissi, venne qua, pregati, e mi disse le cose tanto, dice, mi diate un biglietto a lotteria, pregati, e vedete come faccio vincere. E dove andate il numero di scivo? E ve lo dico io che numero è uscito. È uscito il numero 13. E voi come sapete? Come lo so, come lo so. Come lo so? Mi sono recato in sagrestia. E ho trovato quel panierino che avete usato per questa famosa lotteria. Lo sapete che cosa c'era dentro? Che cosa c'era? C'erano 90 numeri, tutti con il numero 13. Gesù, 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 sto frastolando, non voglio pizza pure a mia. Ma non posso sentire più, Gesù, Gesù, Gesù. E allora, io... avete capito? Ho capito, finalmente me ne posso andare all'osteria, ma mi ubriaco di vino buono per recuperare tutta la resale. E io, bestia che passava di là, non mi udava manco un nido, eh? Meglio guarino che siete, buon saluto. Me ne vado pure io, perché la peccacici come mia non può stare a mezzo a su sciolloro di gente onesta e per bene che la domenica si batte un per tutta chiesa. E voi, Don Santo, levate questa scappascitta e tradicilla in faccia a cui sapete voi. Levate questa scappascitta che per me non gli cagli. Ah. Ma chi è questa donna? Il cane da vuol dire Don Santo? Ah. Tu state muta, perché un cane, per come è venuto stasera, è un cane che muzzica. Vedete, vedete, che pure i pulici hanno tutti. Madonna Rosa, per carità. Non vi preoccupate, Don Santo, ma ne vai. Un cane se ne va, caputo a come in sei anni. Don Abbondio, sua eccellenza. Ma dico io, ma cosa sono queste confidenze? Eccellenza. Che cosa c'entra Don Abbondio? Eccellenza, sono colpevole. No, no, non siete colpevole. Siete molto, ma molto colpevole. Eccellenza, vi chiedo di confessarmi, per favore. No, no, domani, domani. No, eccellenza, ora, voi domani partite. Ora? Sì, io voglio confessarmi con voi. Ho dei peccati che mi passano per la mente e li voglio dire solo a voi, eccellenza. Fate conto che sono in punto di morte. Confessatemi, per favore. Ma visto che c'è questa situazione di emergenza, vi prego, lasciateci soli. Sì, certo, attendiamo in giardino. E però prima volevo dirne una cosa. Monsignore, voi ci avete portato la luce da Diosa. Voi... Sindaco, non è il momento del discorso. Andiamo. Allora, eccellenza, confessate. Venite qua, venite qua. Sì. Allora, Don Santo, cosa sono questi pensieri peccaminosi che vi passano per la testa? Quali sono? Che me venisse, me te pigliasse a mossa. Ma che cosa stai dicendo? Sì. Che io? No, 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 che me te ne dasse una ferriata e te l'avessi a raccontare fino a quando capo. Ma dico, come oso? Come oso, 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 perché siamo in confessione, perciò tu devi ascoltare e non puoi tradire il segreto della confessione, perciò sbuttuno, me ne approfitto e ti dico, chi dell'auscio, perché tu non vali niente, né come uomo, né come sacerdote. Sì, sì. Io ho conosciuto dei vescovi che erano degni dell'abito che portavano, davanti a lui mi avessi inginocchiato, ci avessi baciato i piedi e pure i mani, ma tu no, tu non meriti questo, tu non meriti quest'abito, tu sei un vile. Sì, io sono colpevole, dico la verità, ho inventato ogni tanto qualche miracolo, ma l'ho fatto sempre a fin di bene, perché chi sta è povera gente. Sono poveri contadini e hanno bisogno ogni tanto di vedere una grazia, un miracolo, perché altrimenti la fede se ne va, la fede se ne va nei patimenti, e senza fede la gente è disperata. Io buttai a pace in questo paese, tu invece che hai fatto? Hai distrutto tutto quello che costruì io in questi anni, tu li hai resi infelici. Chi stia vero peccato? Questo è un peccato di lesa umanità. Ma tu lo vuoi capire che la Chiesa non può vivere sull'inganno, sulle bugie, sulle frodi? E no, non ti nascondere dietro queste parole. Tu l'hai fatto solo per interesse personale.
l'interesse della baronessa, tua cugina. Ma chi a ti annuddu ma noi? No, no, fu a baronessa che ti chiamò e tu sei sceso subito in campo, sì, e ti sei messo contro una ragazza sola e con un figlio piccolo. Chisti vero peccato, chisti un peccato rosso, e io non ti assolvo. No, no, sono io che non ti assolvo. E sai come ne frega mia, ah? Io devi elevare sta scappascitta, sì, oh. Devi elevare e devi entrare in faccia. Ma che stai in facendo? Faccio uno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dove vai? Vieni qua! Ehi, dove vai? Vieni qua! E a che scativo io, un cristiano scerottato da un po' d'ombre! Chi è tutto sto... Oh, santità! Non ma... sono, Papa! Maestà! Non sono, Papa! E a che scativo sì! Ma tu chi sei? Questo io! Io! Sì, chi sei? Modestino! E Valenza! Non sono cardinale! Non sono cardinale! E così! Eccellenza, ti devi rivolgere a me, eccellenza, sono il vescovo. Oh, eccellenza, oh. Eccellenza, oh. Ma che è successo? Avete gridato. Abbiamo visto Don Santo correre, quasi scappare. Era con un piede scalzo. L'abbiamo chiamato ma non guardava in faccia a nessuno. Chiudi. Lo vedo provato, sì. Eccellenza. Volete qualcosa, eccellenza? Bene, bene mi sento io, bene mi sento. Piuttosto è Don Santo. Che brutto carattere che ha! Ho dovuto dirgli delle cattive parole, però ogni tanto una tiratina d'orecchie non fa tanto male. Modestino, e prendiamo un bicchiere d'acqua per alla favore, datemi un bicchiere d'acqua, per favore. Forza, Modestino, sì, sì, un bicchiere d'acqua. Sì, sì, subito, un bicchiere d'acqua. Subito. State calma, eccellenza. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. Basta. Basta, basta. Ma questa acqua fa odore di vino. E Marietta, tu vuoi buscia qua un bicchiere? Ma. A me sembra che lascia un gusto di brindisi. Salute! Ci sta! Ci sta! Ci può stare. Grazie, grazie. Ora devo andare. Per ora? Il mio autista a quest'ora si sarà addormentato. L'accompagno, prego, eccellenza. Grazie, grazie, assessore. Grazie. Sindaco Vittorio Scardacchione. Ah, sì, 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 avete ragione. Cara cugina. Eccellenza. Care amico. Caro assessore! Sindaco! Ah sì, 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 sì. Ora vi lascio. Che cosa vi devo dire? Niente. Che cosa vi devo dire? Che il Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. E il Signore l'accompagna con un bastone e con una canna. Donna Bianca! Celeste! Ce l'abbiamo fatta! Finalmente! Ebbene sì, cari amici, io non ho mai dubitato di questa vittoria. La verità e la giustizia, come sempre, hanno trionfato e così trionferanno in tutto il mondo. La verità e la giustizia, come sempre, hanno trionfato, l'ha già detto l'avvocato. Dai, buttato sì, tu. Come c'è sta avvocato? Sempre. Modestino, prendiamo i bicchieri. E a champagne? Via, non tu sì, da qua. A champagne, a champagne. A champagne. Certo, la champagne, andiamo. La champagne. C'è da festeggiare. Ma i bicchieri unito puro, no? C'è, ovvio, oh, sì, ovvio. Oh, ci mancasse. E allora? C'è da festeggiare. Ecco qua, dovremmo prima del settore. Prego. Dovremmo aspettare Don Santo? Ma non è meglio se andiamo a casa vostra? No, no, aspettiamo Don Santo. Sì. Dopo tutto andiamo a fare amici, Don Santo è pure il nostro parroco, lo abbiamo lasciato così. Io non ho dubitato di questa vittoria, meglio sta champagne però. Ma casa Madonna, non ho mai dubitato. Stasera avremo un prosecco. Oh. E che a lei, signor sindaco, a lei l'onore. No, chi su chi era? Avvocato. Mi scusi. Chi su chi era? Pure uno dei poveri.
Lo sapevo se era di poveri. Lo sapevo, non ci domandiamo. Sappiamo, siamo contenti, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ma vedi dopo cosa? No, stavolta no. Alla nostra bella. Brindiamo. Brindiamo, sì. Che bello fresco, eh? Eh sì. A lei ci abbiamo embriagato? No, no. Alla nostra salute, ok. Alla nostra passata salute. Passata la tempesta! Odo le ogelli fa festa! Brindiamo! Hanno tentato di coprirci di fango, ma salute. Noi siamo gente onesta, gente di cristallo! Buoni, eh! Ma che è stato funzionale? Ma che? Ma, che? Oh, ma proprio ora! Che succede? Ma che è? Madonna mia, Gesù Maria, Madonna mia, Madonna mia, Gesù Maria, Madonna mia, Madonna mia, Gesù Maria, Madonna mia, come va a fare? Chi c'è? Madonna Rosa! Madonna Rosa, chi c'è? Madonna Rosa, che succede? Parlate, come la sedere, fatela accomodare. Sì, ma con Guglielmi, sì, cosa succede? Sattano. Oh, ma se mi hanno già fatto apparare, padre, me ne piace. Che succede? Un incendio, qualcosa? Chi c'è? Donna Rosa. Donna Rosa, che succede? Modestino, come mi ha fatto? Che succede? Donna Rosa. Modestino, Don Santo. Don Santo chi? Don Santo. Don Santo. Don Santo cosa? Don Santo chi? Modestino. Chi c'è? Mi sciupaccio. Cui? Don Santo. Mi sciupaccio. Come mi ha fatto? Ma come Don Santo? Come va a fare? Oh mamma mia, effettivamente ha sempre dato segni di squilibrio. Mamma mia, a voi, a voi, donati, vedete che gioca con me. No, abbiamo scemuriato, ma che se la scatta, ma messi io lo scatto, ma scemuriamo che mi appaccio, ma sapete con me. Oh mamma mia, come mi scivo, stiamo senza consanto. Oh mamma mia, modestino, come mi ha fatto? Stiamo senza pace. Ma chi ha l'occhio da fuori, Donna Rosa? Sì, ora io ci guardavo l'occhio. E che fa, Donna Rosa? Donna Rosa, che fa? Quanto tanto che sta facendo? Ci spude che stia dentro la faccia. Modestino, peggio. E che peggio, fa? Peggio. Se sta spugnando di rotti. Peggio, Modestino. Quanto tanto che fa, la stima. I peccati, Modestino. I peccati. I peccati. I peccati. I peccati chi? I peccati. I peccati, i nostri peccati, donna bianca, i nostri peccati. I peccati. Che forse dice? Non ho capito bene. I peccati. No, no, capivo, capivo bene. I peccati. I peccati. Vado a fare per sopra e per sotto dicendo a baronessa fici chi? Ah? Con celeste fici d'auto, sì. Un sindaco fici stauto. Sì, non ti sta lasciando niente, ti sto amando niente. Eh sì, niente. E per forza, per conosco il nostro signore mio, sapete qual è? I ricchi di un barino, perché noi ci trovavamo tutte cose. Tutti i nostri fratanzini. Tutti i fratanzini. Tutti i nostri fratanzini. Sì. Ma state dicendo che davvero state sgherzando? Ma chissà sono cose, chissà sono cose da scherzare, donna bianca. Che queste cose non si scherza. Oh, va dicendo Sodomo e Camorra. E che ma che fosci ave una sorta Camorra? Buia, via, una sorta, un piccolo Sodomo, che buio. Sì, vero. Ma quando mai, forse voleva dire Sodomo e Gomorra. Chi su gioco, chi su, bravo, chi su. Ma vuoi fare sto giusto, sì. Chi su gioco, ma c'è mia, come m'ha fatto? I peccati. Come m'ha fatto, chi peccati? I peccati? Scusatemi. Ma un prete non può impazzire, non può, non può. Sì, certo, ora ci domando come è messo papa per le cerepacce. Oh, mamma mia. Sindaco. Sì. Sindaco, voi che siete il primo cittadino e qua siete la massima autorità, fate qualcosa, dovete fare qualcosa, pensateci voi. Non qui. Ah. Chiudete tutte le porte. Ma fare chi? Che ne so, ci vogliono trovare due forsennati, che passano in temare, armate! I forsennati, un noi, i forsennati! Ma io che ne so, che non posso dire che faccio il Don Santo! I peccati! Sindaco, tutto! Io non ho nulla da temere, perché sono sempre stato chiamato il piccolo Robespierre di Condrot. E qui era un celebre delinquente? Ma quale celebre delinquente? Era un uomo di un'onestà e di una rettitudine spaventosa. Ma sapete perché ho fatto tutto questo? Ma dai, ma perché un giorno la piazza del paese potesse essere chiamata Piazza Vittorio Scardacchione. Sindaco, forse lei non capiva che manca targhettare la porta per impicciare il crocco. Ma donna, cosa? Ma chi disse che cosa è mia? Certo, ha detto il sindaco. Zitta, il segreto della confessione è sacro. Oh. Ma signori, signori,
manteniamo la calma. Non ci facciamo prendere da questo inutile nervosismo. Andiamo a raggiungere l'avvocato, fumiamo una sigaretta. Oh, datemi sti sigari. Sì, vediamo. Io non ho nulla da temere. Non c'è niente, sigaretta. Sempre solido, sempre solido. Avvocato. Come vi dicevo, non ho nulla da temere. Scusate. Io sono pulito. Va bene. Meglio, va bene. Salve regina, madre di misericordia, viva dolcezza, speranza nostra, salve! Signore, calme, noi siamo di cristallo, non abbiamo nulla da temere. Ma qua oggi mi pare che la cristalleria si rompe tutta. Eh sì, Modestino? Chi c'è, signor sindaco? A seconda porta a salire. E mu! Uccesa, seconda porta a salire. Ma che banni, mu, dove sei bloccato? E va bene, signor Stone. Donna bianca, vado un attimo a dormire mai. Vado, vado. Ma cos'è ne frega di somani? Ma ne c'è un faccio stauso. Questa tragedia che sta succedendo, io penso ai somani. Ci posso sciogliere lo stomaco. Ma sconchiuduto. Sicuro che ci sciogli lo stomaco. Vi avverto, vi do altri 5 minuti di tempo e dopo mi sento male. Invece la signorina Celeste si sente male con preavviso. Salve regina, madre di misericordia. Donna Rosa! Dolcezza, speranza. Oh, donna Rosa! Chi c'è, modestia? Don Santo, un bandista che cose via! Perché chi hai, capone bagnato? No, io capone bagnato non andai! Che combanasse? E chi niente, io mi faceva pigliare la comunione ogni mattina! E perché? Sì, donna Rosa! Chi c'è, modestia? Non sapevo parlare, lascia tu! Che combanasse, modestia? Donna Rosa, tenendo mano posto! Lascia tu! Ma cara, io sono fatto da carne, donna Rosa! Ah, la carne, l'unico piacere della vita! Ma quando sera, quando qui mi spugliamo, mi tagliamo, dopo tu sono da sera a lascia tu! Ma una rosa! Disgraziato! Ti scelgo l'occhio, ti scelgo l'occhio! Una rosa! Ha voluto sapere tutta! Ti scelgo l'occhio! Una rosa! Ma volete sapere tutta? Sì, forza. Quando mi spogliavo, nessuno mi facevo andare. Ma da sopra San Giuseppe mi sto spogliando. Oh, che bello. Guarda, che cazzo. Comunemente mi ha fatto. Ma guarda, Don Sarco, là, dopo stato scusco con tutto modestino. Pensavo che erano di forsennare. Salve regina, madre di misericordia. Vita, dolcezza, speranza nostra. Salve. Ma chi è ora chi sta che si è fatto ma che vuoi? Ma la vuoi finire pure tu? Lasciami in pace! Oh, signorina, siete chi è? Sti confusi, chi c'è? Chi è che mi muori? Avvocato, non capisco cos'è tutto questo suo nervosismo. Alzare le mani su una signorina! Ma quali nervi e nervi? Io non ne ho nervi, lo sapete perché? Quando ci vanno sono meglio tu fanno, come ragione. Pane e panella fanno i figli belli. Bravissima! E dici nervi, ma io non ho i nervi. E lo sapete perché? Perché io non mi sono mai confessato. Sant'Evo, ora chi è che c'è sempre stauscia? Avanti. Tu non ti sei confessato, ma io sì. E che vuol dire che tu sei io non mi confessato? Che c'è? Deficiente, ti ricordo che certi peccati si fanno in due. Ma un cedoio, criatore, povero avvocato, un cedoio. Fammi capire, tu e l'avvocato. Sì, sì, baronessa, facciamo un peccato in collaborazione. Brutta da penara. E se scandalizzata era qua Maria Coretti invece, vero? A me, ma come ti permetti, Cleopatra? È stato Cleopatra che si è innamorata di un serpente, vero? Sì, sì, di un capodoglio. Signore, per favore, non facciamo scandali nel paese. Scandali? Forse il signor sindaco non capiu lei che Don Santo sta impicciando i manifesti. Tutti sapranno tutto di tutti. Celeste, per esempio... Celeste, Selletti è sterile? Sì, ora lo sapete tutti quanti. Contenti? Sterile? Come sterile? Ma mi cercavi soldi per abortire? Io ora vengo a sapere che sei sterile! Ma sei un scialano stasera! E tu mi cercava mia! E io ti dava! Io qui ce l'avevi a cercare, se non mi cercava a voi! Ma tesoro! Magnaccio e pappone! Vergogna! Quando io volevo solo un amore platonico! Pure tu, che sei benditto, sì, benditto, sì, l'amore platonico! Perché ti piace di maschio! Oh, e tu mi va a me! Oh, per commodio! Mi scuola la tarina! E per commodio! Io! Tu! Ma che me ne facevo io dell'amore platonico, eh? L'amore è fuoco! Che non si suda mai! L'amore è passione! Infatti! Oh, la carne, ma la carne! L'unico piacere della vita! Come?
Ma ora volete dire che tutto è pagani? È vero, qualche volta macellaio scecco per vederlo, ma qua ci sono zotti grossi. Il caro sindaco Scardacchione si mangiò i soldi sabbuoti per fare una strada. Primo, secondo e terzo piano! È una calunnia! Falso! No, no, non è vero! Su una volta! Bravo, una volta! Oh, non mi facete dire! Io ho preso quella piccola somma solo perché dovevo curare mia moglie. E gli onesti siamo sempre poveri! Ma posso dire una cosa? Siete tutti stessi! Creatore, creatore! Avevi ragione, era malata d'influenza e non avevo uno conto che ci cattavano una sporina. Quanto a voi, non c'è di vostra le corna, che sono pure belle longhe, arrivano fino a Napoli, un scappo ai vostra mogliere. E perché non mi dava un passaggio fino a Milano? E andavo ogni conto ai vostra mogliere. E cosa c'entra? C'entra. Fu la lontananza. Sì, e come vedo. Fu quando era in galera. Ma per un errore giudiziario. Ufficio per solidarietà. Sì. Com'è che si dici? Occhi non vita, però non dole. Donna Rosa, per me non è vero che Penelope spettò la Ulisse per 20 anni. E Omero, quando scrivevo sta fessaria, per me era orbo e poruschetto. Ulisse era becco. Ma pure Penelope, Ulisse, ma a mio che non te ne sa, noi eravamo scemo. Già ci bastano i lastre, ma che avevamo tutto il nostro paese. Ma infatti, dice bene Donna Rosa. Lasciamolo stare sto nostro paese, non ci basta Don Santo quanto sta portando da nero. E poi c'è nessun paese più nero del nostro, scusate. Come no, c'è l'Africa. E infatti l'Africa, che c'entra l'Africa, che cosa volete dire? E tu disse l'Africa, c'entra. Che c'entro io? L'esame di coscienza. Donna Rosa, non ditemi che Don Santo ha detto pure questo. Tutto celeste, tutto. Subito. Se no. Ma chi è sempre questo bumburino? Ma sempre in mezzo, ma che vuoi? Ciao Fazio. Lo vuoi sapere? Ah, ma sentiamo, dicemi dove quando stavo. Quando sono stata in Kenya per le vacanze, ho avuto l'esperienza con un nero. Con un nero? Come con un nero? Quello alla rovescia. Hai capito? E che ce ne dici? Ti ha tradito con un nero. E va bene, un nero, un bianco, un giallo, ma al giorno d'oggi. Che cama essere razzista, tutte cristiane siamo alla fine. Ma cerchiamo pure un razzismo. Certo, e tu, questo curriculum internazionale, ti arrivi a picchiare, ma sì! Ma Celeste Sellitti si sposa col velo bianco, da palma. Qui anche sopra è un irrisultato. E tu? Che cosa volevi da me, ah? Che mi plagiavi? No. Che cosa volevi? Sei tutto? Mariarda, sì, una mariarda tu! Ma non era miliardi! Ma state de uno scongiudo! Sei sempre un solito scongiudo! Avvocato, dobbiamo farci in pigna, Ulia pure i miliardi! Ma quale miliardi e miliardi? Piuttosto voi parlate sempre di corna di vacchi, corna di crape, corna di boi, però mettete sempre il pezzo migliore. E sapete qual è? Qual è? Corna di cervo che avete in fronte a voi. Io! E va di più lunga ora! O sapete quello che fu? O primo cliente della vostra moglie? Fu? Ah, o volete sapere? Fu? Numeri sottoscritti! Come? Non ti scrivi! Ma che facevi? Per scaldarti da me? Ma non hai nessuno bacio? Io? Bacio? Sì. Ma che cosa stai dicendo? Bacio? Ma guarda se sta. Ma tu scusi di so. Guarda se capito? Assago fu. Oh. Ma allora? Allora non è successo niente? Ma adesso tutti sapete i fatti miei. Il nero, il Kenya. Adesso tutti sappiamo i fatti di tutti. Ma, come si dice, i panni sporchi si lavano in famiglia. Giusto. Io non ho sentito niente. Chi ha sentito? Tutto il mondo sente. Ma io non ho sentito niente. Ma che è un rodino internazionale di sud da oggi? E lo saggio. Però,
Forse qualcuno tra di noi ha sentito qualcosa. Ed è Donna Rosa. Donna Rosa, vuoi sentire? Io sono il più studello di tutta l'auce. Io non senti niente per niente, proprio. Posso, ma destino senti qualche cosa? Ah, tu sentiste qualche cosa? Io, Donza. Io non senti niente, Donza. E perché? Guarda vuoi dire? Dopo che andiamo da processione, fare di, danza mangione, danza mustare, ne mettiamo un gioco fuoco. Io, ma piace, ma manti vicino. Ma lo sparo. E su di, un sparoio, uno forestiero. Un certo calluzzo da Catania. Sì. E perciò non sentiste? No, io non sentivo niente, non sa. Non lo sentivo niente. No. Beh, quindi no. Nessuno ha visto e sentito niente. No, nessuno. Niente. Niente, però. Un momento, io veramente non è che proprio non senti niente. Io senti dire che a Baronessa consente il matrimonio di Nenette e Andrea. Ma quando mai? No, non l'ho detto mai. Ma non scherziamo che cose serie, va, no. Ah, non l'avete detto? Ma no, mai. Non l'ho detto e mai. E voi non l'avete sentito? No. Perché se voi non l'avete detto e gli altri non l'hanno sentito, io senti pure. Ma Maria mia. L'avete detto? Eh sì. E sbottonata. Ebbene sì. L'ho detto. Ah, l'ha detto. Brava, Baronessa. Vieni qua, vedi la mano. Bene, che finalmente a Baronessa consente. D'oggi in poi chiama la mamma. E voi, Baronessa, chiamate la figlia. Figlia di mamma! Figlia di mamma tua. Fissulia di Rio. Oh mamma, che sogno contento. Tu la devi sapere perché non te ne sei caro. E ormai faccio buon gioco a cattiva sorte. E i cose andano così. Ma giomani e vescovate dell'uccello su calate. Rassegniamoli. E non vedo motivo per cui mettere tempo. Visto che è festa, siamo tutti qua. Un marrino c'è. Paccio non è. I mare da mostrare. Ah, bella soluzione. Beh, bravo. Che fa fare lo scanto, eh? Manco tempo di preparare i documenti. Ma c'è mia padre che ha un dolore di testa e una confusione di testa, che ne saccio, forse mi porti in chiara la pressione a mia, non lo so. Donna, ma mi sento confuso. Ma ci ha preparato, c'ha da sta pillola, io ci ha... Ma io come tutte le mattine. Io mi ha pigliato. Ma mi ha sta pillola. Sì, però è confusione di testa, però... Dico a occhio e croce, mi pare, che ogni cosa è tornata al suo posto. Sì, meno male. Tutte cose sono tornate al suo posto, meno male. C'anni a me scappa però, ma c'ha me scappa un anno a finire. Modestino! Pronto, sì. Dite da che sei bravo, sempre pronto sei tu. Ma c'è Modestino, tu ti si pare che hai un dolore di testa, una confusione di testa, che non sa ci pare che non mi ricordo niente. Non me lo ricordo niente. Che cosa succede io, non me lo ricordo. Basta, che ti dico? Chi c'è? Che una cosa non mi ascolto. Che cosa, Donza? Che da non mi ascolto mai. Voglio dire a Missa. Sì, prepara la chiesa, sono le campane, pigliami i paramenti. Va bene. Che voglio dire a Missa? Forza. Ma si è commossa dalla mia. È tutto mio figlio. Allora non l'ave, allora pure lei ha un cuore in fondo. Quale commossa. Penso che bene non ci per tutto come io. E questo me l'aveva fatto fare, rudicare, per non cementare. Donna Bianca, se ne picchia tu pace, se ne picchia da mamma, lo sapete. Se ne picchia da mamma. Sì, dicevo sta messa. Sì. Speriamo di chiamare la mamma. Però Don Santo, ma di cui ho? No, non c'è di madasso. Ho un ciali, ma metti con te. Ma di cui è? Da sta... Io avete 10 anni che mi vesti. E lo sapete, da sta confusione mi confondi magari io, Don Santo. Che dici, che donna rossa? Dici a io, ma... A sta ora, qui è che bene. Non siamo solo noi ora da mangiare, saranno tutti chi vedo sotto tavolino. Ma che dici, donna rosa, guarda, perché già siamo tanti? Poi per fare un matrimonio e poi come dice nostro signore, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Forza, Don Santo. Questo è vero, avete ragione, Don Santo. Dopo tutto, io sono contento di essere a vostro servizio. E
Ma sono contentissimo che sono a vostro servizio, caro Don Santo. Esatto, pure io modesti, pure io. Dopo tutto sei un bravo satastano e quindi sei un bravo figliolo. Forza, sono le campane che diciamo stanno in strada. E poi Don Santo a voi fai un affare a Monsignore. Allora, io guardate che sogno sicco, io non sogno abituato a mangiare, un signore mangia un assaggio. E avete ragione. E subito tutto. E avete ragione, voi non mangiate io per io magari. Sì, sì, va bene. A sole campane. Va bene, Don Santo. Ma dice, a sole campane. Ma a preparare mai che va bene, Don Santo. Forza. Però, non è forza. Sì, ditemi, Don Santo. Ma di cui ho? Come è che hanno uscito questa storia che io avrei addormentato faccio? Gustavo Fufu, Don Santo! Don Santo, ogni tanto una purga male non ne fa. Come che si dice? A tempo di luvio tutti sciolse per una galla. Dicevo che io ho smosso un po' le acque. Ma quali acque avete smosso, Donna Rosa? Voi facesti succedere una tempesta. Questo è un peccato grosso. È un peccato molto grosso. E va bene, Don Santo, mandatemi un fermo. Io a oggi cangiai la pagina di un libro di destino e ne scrivi una nuova, a modo mei. Ma Donna Rosa, solo Dio ha il potere di cambiare il destino degli uomini. E va bene. E poi quando rimuoviamo a vito guidi. Avanti. Modestino, sono i campani. E voi, mettete poi tutti in processione e pigliamo in questa santa benedizione. Quando faccio uno solo, è tanto.
un gelato che ci avete dato. Allora, buonasera a tutti, siete stati veramente bravissimi, grazie. Ci avete regalato 2 ore di sano divertimento, ok? Siccome è pericoloso comprendere che se parla tanto, mi taccio. Buonanotte a tutti, eh? Grazie. Arrivederci a domani. Grazie.